Molto meno. Buonasera. Buonasera Buonasera. a tutti. Ma scusami, hai fatto il Hello. 3-2-1, però poi Troppo io veloce? pensavo stessi No, cazzeggiando no, no, e ho no, 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 cambiato no, no, non adesso. sto cazzeggiando, ero serio. E subito Tranid parte con il diavolo. Adesso i punti durano 3 minuti, però ho tolto quello infinito. Bravissimi, Quindi ho la bravissimi. voce da diavolo? Sì. Brutta diavola, scusa. Oddio, spero di... Cos'era quello? Il mostro di Firenze, tipo... Ok, posto. Tre Subito le minuti di voce citazioni da belle. diavolo. Mamma Sì. mia, così, così. La webcam? Ok. Benissimo. Mammina. Oh, Mequila underscore... Aspetta che io mi devo godere lo scoiattolo che urla, grazie, Ila. E mantiene il capotreno... Allora, ti ho già Allora, detto. bellezze, mentre voi parlate con la voce frizzantina, vi ricordate cosa facciamo stasera e perché la live si chiama Laviamoci? Perché andiamo nella lava, lo sapevate? Ve lo ricordavate? Volevo lo dicessi Oh, tu, io non avevo scusa, il coraggio. scusa. Grazie. Andiamo Quindi. qui, dobbiamo andare qui. Hai salite? Sì. Ok, allora scrivo che ava come Che lava, paura ok? quando ti arrivano le Estus a caso. Michila, devi fare una Quindi. cosa. Un urlo del Sium. Non so come si faccia. Come Proprio. non lo sai come si faccia? Si fa Sium? Come si fa? Fortissimo, però lo devi fare fortissimo credendoci tantissimo. Non credo, faccio Va prova. Mi bene, spiace. peccato. Saccia peccato. Un ottab pensavi, Tranny. Te Ah, sì. Beh, invece. potrei cambiare la categoria e metterò tab, visto che è hot ed è uno spazio di acqua, quindi acqua, di Ed liquido. è là, soprattutto. Effettivamente 3 minuti sono veramente tanti. Cioè, mi sto sempre immaginando voi due che parlate. E 3 minuti sono veramente tanti. Non Si è dice male. no. Lo Che cosa? sapete, tipo mio fratello quando eravamo piccolini. Io scelgo lab, dicevo io. Si dice no. Ah, stavo parlando oggi Mai di sentito? Tekken Cos'è? 3. Ciao Sante! Ah. Tekken. Ciao Buonasera, Sante, Sante Scemo. buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, voi bellezze primaverili, siete pronti? Voi due, qua sopra? Posso andare? Dove Io stai sai che sto andando? già picchiando gente. Intanto cambio la scena. Ci potremmo già volendo evocare nel falò quello gagliardo questo, dove voi Yes. siete, vero? Yes. Certo che sono lì. Bravissimi. Cosa stai insinuando? Perdonami. Dove credi io Ok. sia? Ma perché sono nuda? Perché va bene così. Che fa caldo? Ah, perché Maybe. eravamo. Ah, perché eravamo da. I quattro re che abbiamo battuto benissimo l'altro giorno. Tantissime volte. State vedendo le mie mani che rotano? Rotati. Ma Basta. avete ancora l'effetto della voce? Ma 3 minuti sono un boato. Cosa ho fatto? Gliel'ho mandato un messaggio a Nick. Ho Stavo fatto cazzata. dicendo, bastano un messaggio con le emote con due mani che fanno così. Ok, intanto a Ok? me Basta. così debotto senza senso Adesso mi sta scattando tantissimo. Quindi faccio una sono 3 minuti di botta di Elio, tipo anche. Ah. Beh. piccola modifichina, tolgo il background del fuoco, arrivo, ci metto Oh, pochissimo. il fuoco. Eh sì, il fuoco ha deciso che oggi non va. Intrattenere, Volentieri. vuoi sapere cosa ho mangiato stasera? Vai. Mozzarella in carrozza, cioè, Ma scusami, perché mamma mia, tutta questa enfasi però? Mozzarella in carrozza. Va benissimo? Va bene? mangiavo da 4 anni, tipo, cioè, è stato Ti un posso dire momento una cosa, Fabri? bellissimo. Dicela. Ok, molto meglio. A parte che vedo solo fuoco, Sì, ok. tranquillo, tranquillo. Però lo sfondo nero ha il suo perché. Ma a me lo sfondo nero non piace, non piace, mi piace che ci sia del colore. Vabbè. Ah, tra l'altro avevate messo il simbolo e vi ho ignorati perché sono una persona male. Sì, l'avevamo messo tutti e Perfetto. Tutti e due? Non lo so, Rick. Secondo me due. Mi uno dei due sono non c'era. Ok, spostato perché forse era un po' nascosta la tua vista. grazie. Ora se lo Allora. metto in un punto un po' più Ok, visibile. Ma mi sono eccolo. accorto L'ho adesso dei stravisto. nomi. Ah, ok, scusa. Oggi ero in Mechila modalità. underscore. Con la C.
Sai cosa? Volevo scrivere Mechila trattino basso, però era troppo lungo, quindi questa cosa non mi fa impazzire. Vin Diesel! Però mettiti un paio di pantaloni. Già no, fa caldo. È la prima cosa che mi tolgo io quando ho caldo, mi sono i pantaloni. È l'or. Che fa caldo sarebbe fotti Aldo. Povero Aldo. posso salutare... E lei è nuda, vedi, piano piano, siamo le tre fasi della nudità. Esatto. Salve, e gira, vedi? Niente, semplicemente così. Parte e gira. Come piace, gira sempre. Posso Perfetto. Salutare un mio amico carissimo che si chiama Aldo e che lo martoriamo, poverino, con questa storia del fa caldo? No. Non è uno spazio, cioè uno spazio privato questo, quindi cortesemente i tuoi amici... Gli saluti su WhatsApp, grazie. I miei amici. Va bene. Avete la paura nel cuore di questo boss? Io sì. Cosa devo fare? Chi è? Che boss è? Io non lo ricordo. È il boss riciclato di Dark Souls, il demone del rifugio, terza volta. L'Asylum Demon. Azione da parte mia. Allora, lui gli si passa sotto le gambe così, guarda. Bravissimo. No, che bravo. Lui muore. Ah no, come volete, come vi sentite? Se vi sentite di fargli il male, fateglielo. Bravissimi. Fatto. Allora, ma qui andiamo a prendere adesso. Qualcosa? C'è qualcosa di utile? Seguitemi. Il tizzone di fuoco. Perché abbiamo il tizzone di fuoco? Perché? Come perché lo voglio? Perché è forte. Ma lo siamo so, già ma di lì... fuoco noi. Allora non ci andiamo, mi perdonassero. Perché lì ciao ci Nick stanno... Ismir, Nick trattino basso. Ah Nick, buonasera. Ti manda a dire Mackie questo. Basta. Non ho capito. Non diciamo altro. No, non devo dire altro. Non devo aggiungere altro. Credo sia abbastanza così. Piccoli credo folletti che state guardando la live. È vero che lagga tantissimo il gioco? E da te dici? Sei. Ma sì. Tipo tantissimo che mi viene voglia di togliermi la vita sempre in maniera simpatica. Ma non è che è a causa dei 3 minuti della botta di Elio. Quando si attivano le voci, sì. Allora facciamo così, vi tolgo il timer e non saprò mai se siete con la voce bella o meno, quindi via. Ciao. Ok. È il timer proprio che... perché è un file 10 volte più pesante di quello che c'era prima. Madonna. Eh sì, perché quello era 3 secondi, 30, questo è 3 minuti, no, 10 no, okay, però cioè, avete capito. Finché non sono una pausa al lavoro, mi faccio. Va bene. Ok, adesso dovrebbe essere più... Ma le voci sono ancora robotiche. Sì, no, è giusto così. Quello era solo il timer, che effettivamente è un file video un po' pesantino, che c'è 4 volte in questa scena, perché voi 3 più un'altra volta per un'altra coscia, quindi... Siete pronti? Prontissimi. Okay. Sì. E invece io no, andiamo di qua. No, non è vero, andiamo di qua. Ciao, buona gita. Com'è la storia, scusatemi, com'è buon la lavoro. Storia? Quale storia? Buon lavoro, Luca. Lavoro. Com'è la storia che se vai di là... Con il patto a che punto deve essere? E il qua patto... sotto per aprire il porta? Sì, il porta. Al massimo proprio. Me-co-io-ni. Esatto, devi dare 30 umanità alla ragazza intrappolata nella sua vita. Adesso riparte e mi one shot. Volete vedere? 3, 2, 1? No, adesso ci one shot. Con fuoco o con... Con quello che vi fuoco. Sentite. No, in verità si farebbe col fuoco lui, sai. Ah, allora fuochiamoci. Di lore si fa di fuoco. Male. Con il bastone della verità, male. Quanto gli facciamo? Beh, dai, 308, no, come no. La Peugeot. Not bado. No. Però facciamo molto più male con il fuoco. Ma la tua signora. Come? No, ma gli facciamo veramente molto più male col fuoco. Ma che senso sì, ha sì. Sta cosa? Ma lui è di fuoco, from software. Ma porca. Perché quella è magia. Oh, signor. Ne sai una più del diavolo. Ne sei una più di Aisalit. Muori bestia! No. Dare un po' di enfasi a questa boss fight che non ne ha per niente. Muori bestia! Oh, vabbè, facilissimo. Yes. Bravissimo. È stato un piacevole. Salve, umanità. Salve. È stato molto, molto veloce e io non credo che... possa essere così anche le altre volte. In che senso?
perché è, mi sembra troppo facile. Io ho sempre avuto difficoltà con lui. Io tantissima, anch'io di solito, ma è per quell'attacco iniziale più che altro. Allora, voi siete così bravi. Io non me lo ricordavo neanche. Vero? Che andiamo davanti alla boss fight. No, più che altro così, intanto io mostro. Ma chi è che evoca? No, chi? Mostro, glielo vai a dire a... Faccio la rola alla Carla Fracci perché si può fare. Perché è bello. Carla Fracci con perché l'anello. Ho pensato... Cosa faccio? L'anello metto l'anello che mi aumenta la forza delle, delle piromanzie o faccio il rotolino meme? Ma e la risposta è questa. Senso... LOL. Sono domande che effettivamente sì, che hanno sono... una risposta... troppo sì, sono... telefonata. Esatto. Hai bisogno non di venite patto. Qua, non venite qua, state lì. Non si è sentito il parla per me? Veramente? Io l'ho sentito però. Ah, ma che What? Cazzo? Scusa. Cosa è successo? Ma non avevo Cosa? L'audio del gioco attivo, grazie cazzo. Ah. Adesso si dovrebbe sentire tutto. Ma neanche il gioco in teoria sentivate. In teoria. Ottimo, e non se ne sono accorti. No, beh, perché siamo talmente intrattenenti che non serve. Mamma mia, l'intrattenimento, l'audio. Io corro in cima. Allora, mentre voi correte in cima, io metto il simbolo sulle scale. No, no, scusa, non era una prova. Sulle scale, ma davanti alla porta. No. Perché sulle scale mie c'è il mondo intero. No, no, il mondo intero verrà ucciso. Ma io non. Ma io sono stata convocata. Ma io ti ho evocato. Sì, a me? Hai fatto ah, bene, ok. Hai fatto bene. Non a Firella, ma noia. A sì, me hai fatto sì. Strabene. Hai fatto bene, ho messo il simbolo. Sì, diciamo che il mettere il simbolo è un indizio sul voler essere convocati, quindi bella. Ma hey, guarda un salve. Po', ma backstab only da quanto tempo veramente? Guarda, qui. Benvenuto. Ciao backstab. Benvenuto signor backstab. Abbiamo abusato di lei molto... Sì. Nei giochi della From che Software non suona benissimo, però no, no, suona super senso. Bene. Suona super bene. Ma che salto! Ma sei bravissimo! Hai visto? Orca ma miseria, sei guarda, troppo guarda. Forte. Fammi un parry. Fammi, fammi veloce. Non ci interessa. Venga. Fammi un parry. Vai. Vabbè, niente, come non detto. Vai. Andiamo. No, scherzavo, venga, ci interessava, non vadi. Poverina, ci interessa. Cos'è questa euforia stasera? Non venivo da Dark Souls 2, backstab. Vedi, Kittio ti sta dando della carta igienica. Wow. No. Ti ha dato della carta igienica. Ah, non ho le combustioni migliorate perché Isabel gioco. Comunque, ma a me le rinnova l'audio sempre, mancante scusami, per le voci. A me a volte quando, sì. Quando giochi nel... Grazie, mi servirà. Non te ne eri accorto? Sì, perché le voci robotiche regnano. Ma fai l'attacco in salma. Comunque, backstab, cane. Se non fosse chiaro dal titolo, magari non lo hai letto, ci sta. Stiamo facendo tutto questo a livello 1. Sì, perché così... noi siamo bravi. Esatto, stiamo facendo questa cosa in Tarae, diciamo in 2.5, perché io conto metà, visto che sto prendendo gli schiaffi a colori, in level 1. Quindi buono. In due, quindi alla fine. Vabbè, Join sta facendo la sua level 1. Ok. Da solo. Bene, ragazzi. E io sempre non faccio mai danno a nessuno. Però lui lo uccido. No, mi ha tirato un calcio. Bastardo. Sempre a sminuirvi qua. Ok, però, io ho bevuto e l'abbiamo battuto la seconda volta. Ma stiamo andando a dei ritmi forsennati. Ma perché lui dovrebbe preoccuparci? Io non lo ricordavo neanche come boss. Forse lei sempre so. Schippa. Allora... Non si può schippare lui. Non si può schippare. No. Sì, con la... No, oddio, volendosi col patto, sì, perché vai di sotto e non lo vedi mai più. No, sempre fatto easy. Omega, Mekila is the best. Oh, grazie, ciao Omega. Ciao welcome Omega, bello. Back, signor Omega. Oh, finalmente qualcuno che dice delle cose serie. Cioè. Mamma mia. Capito, io Nick? Non sono molto convinto. Io non sto affatto andando a sbloccare lo shortcut. Ho già messo il mio simbolo. Ok, ma... tocca a Mekila is the best fare. Fuoco? No, ma non mettere... Perché no? E dove lo dobbiamo mettere il simbolo? Dimmelo. Vicino alla porta dove si entra nel... già... Ah, ma davanti! Ma si toglie! Ah, non si toglie? Ma cosa? Ah, scusa. Ho sbagliato. Ho convinto che la nebbia fosse più indietro. Pazzuto. Ho fatto l'errore. Ah, the bestia? Non c'entra però, peccato.
Comunque, intanto che io aspetto l'invocazione o evocazione, non ricordo mai la differenza, vi mostro un po' il mio personaggio in un primo piano, diciamo, di quelli incisivi e potenti, che voi possiate goderne e gioire. Oddio, mi è venuta in mente una scena dei Griffin cattivissima. Ragazzi, pensando al tuo personaggio. Che voglio vederla. Posso chiedervi un favore? Sì, dica. Vicino al mio simbolo di evocazione ho scritto un messaggio con scritto qui. Non lo andate vedo. A valutare, per favore. Non c'è nessun messaggio. Non c'è. Buciarto, no. Sei buciarto. Questo gioco è una sei menzogna. Uno youtuber falso venduto. Ma io lo vedo, ragazzi, anche adesso che sono stato evocato nella tua partita. Secondo me sei pazzo. E qui no. Secondo me sei pazzerello. Questo gioco è una menzogna, ragazzi. Lo sai chi è una menzogna? Lo vuoi saperlo? Yes. Tu sei una menzogna. Non l'ha visto, era girato. Dall'altra parte, perché sì. Aspetta, andiamo? Ma mi scusi, signora Firella, le posso suggerire di vestirsi cortesemente? Ma sta andando così bene. Però segnatevelo, segnatelo. 20 e 19, Mekila is the best, dice, ma sta andando così bene. Vai, a te. Andiamo. No, mi vesto. Vai. Però vorrei provare cosa? È il momento. Dei nuovi outfit. Perché... Non è il momento di fare festa outfit qua. Via. Festa outfit. Rimanghi vestita. Non mi fare questa mossa, non mi piace. Rimanghi vestita así. Oh, adesso ho di nuovo le mie magie. Quanto è bizzarro questo gioco. Io solo quelle combustioni noramali. Ma qual è il criterio? L'abbiamo decifrato poi il codice. Ma a me lo fa sempre. Quando le usi nella non tua lo so, partita. Fabio. Allora, se tu le usi nella tua partita e poi vieni evocato, aia, sto morì. Non morì. Please. Don't. Ma guarda che capriole che fa di lato il mio personaggio. Ma è troppo felice, guardalo. Ma fai i danni quelli. Ma lascia fare, grandi. Guardami. Guardami belle che giro. Queste. Più belle di tutte le altre. Siamo tre. Tutto bene? Sì. Ok. Ho visto della vita quasi finita. No! Le magie sono finite. Ok. Ce l'abbiamo fatta! Ti sei salvata perché stavo scrivendo sotto la tua webcam, ma sta andando così bene e l'avrei tenuto per sempre, non per oggi, per sempre. Ti sei salvata, dai. Va bene, ti è andata bene. Dai. Sta andando così bene. Ce la portiamo a casa. Allora, visto che ce la siamo già portata a casa in maniera... Adesso c'è il tuo messaggio. Che paura. Oh, lo valutate, vi prego. Come si fa a valutare? Io sono felice se voi lo valutate. Come si procede? Ci clicchi e non fa, non dice. E fai valuta. Non fa. Il touchpad sinistro. No, a me che ce la portiamo da casa, che è ben diverso. Io non faccio... Io touchpad. Sì, sinistra e ha fatto voto 1. Più o meno. Ah, minchia, ma stai calmo. Dove devo andare? Ho messo meno! No! Non puoi più cambiarlo comunque. No, scherzavo! Mettine un altro, ti prego. No. Vabbè. Aspetta. Ma come si mettono i messaggi? C'è la pietra arancione? Arancione. Chi devo uccidere per averla? Perché non ce l'ho. Mi sa che è già morto. No, ce l'ho. E posso scriverti scusa? Accanto. Veramente io volevo scrivere. Ok. Tipo evoca join. Però ovviamente quando? Non c'è inglese e italiano. Ho fatto. Però se trovavo il messaggio unisciti o unisciti, join, quindi facevo evoca unisciti. E uno. Raga, ma sta succedendo una cosa stranissima. Mamma mia. Cosa? Quanto profondo questo. Ok, a posto. È partito il replay a buffo ed era un po' in delay. Va bene, è tutto a posto, non è successo. Let's go. No, non posso livellare. Il gioco. Quanti problemi tecnici stasera? Ma veramente. Chissà perché. Dove devo andare? Oltre. Oddio, cioè, sono andata oltre. Sì? Giù o su?
E su un attimo, se non sbaglio, succedono gag, tipo attivi lo shortcut verso la stanza della tizia, della tizia ragno, e poi sotto. Ma quante anime che ho, però. Le animelle. Vorrei andare a... Vabbè, non ci vado. Senti. La scritta Ciccio. È vero, è vero. La stavo cambiando, poi mi sono distratto col foglio. Adesso la cambio. Fammi andare a fare il sacro shortco. E poi mettiamo una scritta simpatica. Simpatica. Ma Soler non lo evochiamo? E... scusa? Non so dove sia. Non ti permetterei mai più di nominare Soler nella mia live. Lo evochiamo nella mia partita. Già che lui, sai, si trova... Jamai! Al creatone, al creatore. Guarda, guarda, in campo c'è una nuova giocatrice. Guarda dove siamo. Ok, bello. Ma io vorrei andare un attimo a potenziarmi lo scudo di Balder. Mm-hmm. Bello. Posso farlo? Certo. Ora poi che ho attivato shortcut ci metto 2 secondi 2. Sì, sì, assolutamente. E dopo... quindi qual è il prossimo step? Che il prossimo step è fare un bagno nella lava. E... battere il centipede. Ah, il simpatico centipede. Però io sono pigro, ho scritto lavazza. Che, non ve l'ho detto, è lo sponsor della live. Ma a me non piace il caffè. Ah. Quindi a me... non ve l'ho detto, era lo sponsor della live. Adesso e poi è... l'abbiamo cambiato. La tisana al... non si può il dire la tisana cucido. Al finocchio. Si può dire tisana al finocchio, sì. Si può dire. L'ho detto. Bene, non l'ortaggio posso sicuro. Ma lo puoi dire. Ok, dai. Allora... tu comunque, no, Fabri, solo tre mi hai fatto uccidere Soleire e comprare. Oggi mi sono dovuto fare Samuel e Garfunkel da solo. Puzzone. Però è stato divertente, Corvo, è stato bello. Sia questa cosa, tu comunque, Fabri, ma anche che tu l'abbia ucciso davanti ai miei occhietti vispi e pieni di odio verso di lui. Non è vero che lo odio, sono solo cattivo. Ma io sono scema, è la... allora, no. Posso dire una cosa? È la ventesima, la terza volta che io vengo da Andre per potenziare lo scudo di Balder, pensando, ma... non avevo anime, non potevo farlo. No, non posso farlo perché non ho titaniti. Io sto andando a comprarle, infatti. Lo sponsor è il risotto con le Yabit. No, Nick, non ha funzionato. Infatti sto sbagliando. Alla fortezza di Sen... ho sbagliato, ragazzi, sono entrato nella boss fight. Non sapevo fosse già qui. Scus, esco subito. Scus, scus. Spoiler! Il tizio che sta... sì, ma la siete. Dove fai quel saltino che ti fa cadere giù, 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 giù. Il mercante che ci sta alla fortezza di Sen, ce n'è uno. E lui vende le... non i pezzi però, i grandi, no, frammenti. Vabbè, ma ci metto frammenti. 6 anni ad andare da lui. Ma tu devi portarlo dal più 5 al più 10. Not inside daddy. Ma io ce l'ho a più... cosa? 4. Not tipo. Inside daddy. No, io ce l'ho a più 3. Ok, fino a più 5 puoi portarlo. Ma non ho le titaniti. Nick, questa cosa le che ha scritto... compri da Andre, le titaniti... i piccoli. Aspetta, guardo cosa mi serve. Questa cosa che ha scritto Kitty non me la ricordavo nemmeno io. Ok, va bene. Che rispondesse alla parola bot. Sei. Alla meglio. Si sente chiamato in causa, forse. Sì, le titaniti. Ma perché allora, tu ce l'hai... i pezzi piccoli, i frammenti di titanite ce li posso hai... posso acquistarli. Da Andre. Ok. Ok, non lo sapevo. E poi ti servono... 9 o 10 pezzi grandi, frammenti grandi di titanite e 10 pezzi grandi, anzi pezzi sì. grandi di meno perché ma devo evolverlo poi, adesso. Poi ti serve la lastra, sì. E come lo evolvo? Ho capito. Usando una pietra divino solare, o... no, non è un Pokémon, lo evolvi nel con nel lo scambio o con l'affetto? No, scudo non divino. Ma perché lo devi evolvere? Ah, lo scudo dal più 5 al più 10. Mega digievolve. Allora, ma io faccio una cosa, ragazzi. Ma io che me ne devo fare di ste anime? Perdonatemi. Ma assolutamente nulla. Allora siete tutti quanti a fare le cose belle. Anch'io voglio fare del potenziaggio. Vabbè, ce l'ho più 8. Direi che mi basta.
Quindi potrebbe essere l'amicizia. Guarda, in verità lo scudo forte fortissimo ti serve contro Manus, che non faremo perché non abbiamo il DLC. E quindi stai anche a posto così. Però nel dubbio, siccome non si sa mai, dovessero rimettermi il DLC, te prima della fine pensaci. Però ti posso dire una cosa, sì? C'è stata un uccellino mi ha detto, sì? Che tu hai comprato il DLC. Allora, quell'uccellino ti ha detto una sana e grassa bugia, perché si deve fare gli affari suoi. No, ce l'ha, Omega, ce l'abbiamo purtroppo il DLC. È che io ho già provato a fare questa challenge e ho fallito lì, ho fallito da Manus e da Calamith, ho dovuto abbandonare, quindi è lore di questa mia piccola communities, cioè esatto. Il mio cervello malato, che non abbia il DLC. È una gag, diciamo. È una gags. Gags. Sì, ma infatti non ce la farete mai. No. Okay. Non ci sta. Ah, vabbè, c'è lo shortcut alla fine. Già mi stava venendo l'ansia, ragazzi, che non ti puoi teletrasportare al falò dove siamo. Sì, ma per arrivare fino a quel mercante ci metto 8 anni, io ve lo dico. Perché? Boh, devo fare Sen, cioè non farla, però. Io mi porto lo scudo a più 1000 e poi basta, ho finito, raga. Ho finito. Eh sì. Inito. Ma tu, Fabri, stai facendo roba anche tu? Oppure no, sono seduto a guardare, a sentire Andre, che non è fastidioso quando fa col suo martello. Mo lo ammazzo, Andre. Ma nemmeno... Cosa devo potenziare? Cosa devo potenziare? Avete 5 secondi per darmi una buona ragione per non uccidere Andre. 5. Devi fare... 4. La mazza. 3, è carino. 2. È figlio di Win. 1. Ma i pugni che mi ha tirato! Oddio mio! No, ma stai scherzando? Ma perché lo stai facendo? Guarda! Tu sei livello 1, non lo dimenticare mai. Sì, ma guarda come mi ha picchiato. L'ho visto, l'ho visto. Ma mi ha fatto un destro-destro-sinistro che mi ha sderenato. Ma sei matto? È però... in realtà. Picchia come un favro, questo lo abbiamo scoperto a nostre spese. Questo è... Però c'è di buono che non batte più il martello adesso quando siamo qua sopra. È una vittoria. Ma perché lei fa... se poi ti dovesse servire? Ci sono altri Fabri, lui è inutile ormai. Ma la devo usare la lastra di titanite. Ma è fortissimo. No. Ah, diciamo che... Ma picchia come un animale, non come un fabbro, come un fabbro animale. Ora sei tu l'incudine. No! I don't want to be the incudine. Mi ha bloccato il falò. Mamma mia, no. Ma Meina? Ti ha bloccato il falò. Eh sì, perché è salito il piano di sopra. Ma è tutto sudato. Vabbè, dai. Ma mi fa un dropkick alla Rey Mysterio. Ma sei fortissimo. No, è fortissimo. Però è anche debole al fuoco. È nudo. È anche morto. Però essendo fabbro. Era fabbro. Cosa ti droppa lui? Il martello piccolo, perché sai... Il cimiero, ah, l'abbiamo usato. Sì. Guarda, mamma, guarda. Tin! Tin! Guarda, sono diventato io, Andre. Che bello. Che figa questa emote. How to be Andre. Omega. È bellissima. È il sole. Ah, è quella di The Pruld. Bella, bellissima. Però bisogna dire che mi ha fatto veramente malissimo. Quindi bravo lui. Siete pronti? Avete fatto i compiti? Io sono Paraonto e il mio scudo di Balder al 14, però più 4. Perché ok, non voglio pure io. Una lastra per le cazzate. Sì, diciamo. Io ho fatto cose. Ho visto gente. Non ho perso 120.000 anime. Quando e come, perdonami. Ciao Marco, visto che mi hai fatto il follow a caso giovedì, mi ha fatto molto ridere, grazie. Signor Marco, benvenuto. Ciao Marco. Benvenido. Stasera facciamo la vazza, come c'è scritto. Cioè facciamo il boss della lava, il centipede. Ma come lava? Era un'altra cosa che volevo scrivere, però avevo paura di questa cosa e l'ho scritto fatta. Io. Perfetto, molto benissimo. Ma ora dove si scende? Si scende... Allora, tu vai... Hai attivato lo shortcut che ti porta alla figlia. Vai al falò della figlia e prendi l'ascensore che ti porta giù. E continua a scendere. What? Ma... Ok.
Pereo, io voglio sapere una cosa. Vai al falò della figlia del caos. Sono già giù. Ah, sei già giù. Già giù. Scendi, continua a scendere. Troverai un falò e una nebbia davanti a te. Quello è il punto dove noi ci incontreremo. Ok. C'è un altro po'. Ah, no. Tra l'altro c'è un problema. È il PG adesso, Marco. Aia. Può sderenarci tantissimo, secondo me. Ma noi siamo in Tarae. Una sega, raga, c'è un problema che è veramente grave adesso, sapevatelo. C'è un pezzettino. Non farlo, no. Noi moriremo probabilmente più di una volta. Spero di no, però probabilmente sì. Perché c'è un pezzettino dove dobbiamo camminare sulla lava. E spoiler, ci one shot. Fa malissimo. No, quindi non mettete... è necessario. Sakuro? Stiamo davanti alla porta e lo crepiamo. Ah, grazie. Certo, perché tu lo vuoi uccidere lì. Ok, ok. Ecco la tanto mia amura. L'anello te lo dà a fine boss. Thank you for the sub, Skadush. Oh, ciao, Squoscus. Salve. Io più la guardo che fa sudare. E più mi sembra un cavallo, lei. Ed è quello che volevo sembrare. Scusate, vado, poi ciao. Ciao, Skadush, allora è stato un piacere. No, non è vero. Non è vero che è stato un piacere. Marco, ci vediamo da Gwyn allora. Rascia pure. Vi andremo sempre più avanti. Eh sì, se le tagliamo subito i pezzettini, sì, ci dà l'anello immediatamente. Però e sapete che non potevo, no. Non po'. Sì, lo so, io lo sapevo già. Omega. Anche perché sennò non puoi andare avanti col gioco, quindi te lo darà più forza. Ma sapete che io non sapevo che si potesse invadere alla fornace della prima fiamma e l'ho visto la prima volta con il buon Sabaco che fece la gag con Sidonia, che lo invase lì. Ok. Ma la smetti di ballare? Ma io sono sguisciante come un'anguilla. No, ma guarda, Nick, andava meglio la magia che ti fa sudare, era molto meglio. Andati avanti off screen? Non è vero, non siamo andati avanti off screen, no, neanche un po'. Assolutamente. Anzi, il mio personaggio è rimasto seduto a Disali per 2 giorni, quindi anche no. Il mio. Non si è mosso di un metro, ha fatto zero. Esattamente, infatti è tutto sudatissimo. Attenzione, guarda il moonwalk. Ma sei bravissimo, arrivo. No, mamma mia, sei più bravo, mamma mia. Ma porca miseria. Skadush, non te ne stavi andando? Faccio? Okay. Poverino, scherzo. No, non è vero, per te. Tutto bene, Skadush, grazie. Che bello che chiedi solo a lei come sta. Ma perché noi lo sa che stiamo male, però. Guarda dove ho messo i piedi. Sono un Power Ranger, guardate. Skadush, controlla bene quello che hai scritto e chiedi scusa. Esatto. Esatto, stupidino. Sì. Metterai il segno? Metterò il segno. Non lo so. In questa vez sei mossa e io perso. E Shangela il messaggio. Ma qui vicino al falò, vero? Fabruzio. O davanti alla nebbia. Shangela. E davanti alla nebbia, scusa. Ah, ok, allora vengo giù. Che è successo? Tutto a posto. Niente di strano. Eh sì, Skadush. Anzi, come si suol dire, ordinaria amministrazione. Ha cancellato Skadush per sempre. E più che altro non sono capace di eliminare i messaggi, quindi... E Silvia non c'è, quindi non lo fa nessuno, lo faccio io. Da sempre, no. Skadush, finiscila che ti stacco la lingua. Ma dov'è il simbolo? Però ti vedo molto concentrata, quindi secondo me ci stai arrivando lì, con fatica. È lì. No, è ok, lì. È lì. Okay. Non era mai lì, Pucia. È lì. Pucia! No, è incredibile questa cosa. È incredibile. Eccolo. Scus. Che cosa stai combinando nel frattempo? No, stavo notando una cosa. Ho detto, ma come cazzo è che io mi trovo... Scusate il linguaggio. Com'è che io mi trovo le emote di Fabruzio, ok? Però non... come dire, mi risulto non sabbato.
Questa cosa mi dà fastidio. Oh my god! Niente, io adoro questa marmotta che urla. È bellissima. Grazie mille. È bellissima. Se vuoi, temporaneamente. Ma prima mi ha fatto usare il cuore, hai visto? Una mano o mi è scaduta adesso, proprio in questo momento? Attenzione, ma abbiamo forse un ospite dal profondo. La sai la password? Corvo, la sai la password? Ma scusami, che non credo che... Ah no. Come? Scusa. Posso mostrare la password? 3, 2, 1, entriamo, veloci. No, non è vero. No, niente password, quindi. Sì, niente, sì. Niente, no. Com'è la password? La mostro io se fossi ingrato. La eccola qua. La password è... Boh. Carbonara. Ma no, niente, Corvo ha cambiato idea. No, io volere Corvo giocare con noi. Ma che hai capito? Io pensavo nel gioco, dici, come mod, Corvo-sama. Ah, ok. Sì, no, veramente... sì, Skadush, ci siete arrivati tutti tranne me. Certo che se ci è arrivato anche Skadush e io no. No, sto scherzando, Skadush. Sei la mente più sopraffina che abbia mai... Più sopraffina della... vabbè. Ma sei veramente forte. Sei morto? Vabbè, certo. No. Beh, ma la sua faccenda com'è? Ah, ma io... Ma no, con una mano, cosa fai? Infatti faccio schifo. Pazzerello. Non sono morto, ragazzi. Però sento il rumore di uno che muore. Ma non è vero. Ma sei ancora vivissimo. Ma lui farà così per tutta la settimana o prima o poi fa un passo verso di noi? Ha fatto letteralmente uno. un passo verso di noi. Vabbè, ne fai anche qualche 2, 3, 4? Puoi non avercela con me, mostro. Ma i mortangueri ieri. Eccolo che salta. Occhio. Su Springfield. Sì, ma... Cos'è successo? Gli ho tagliato la coda. Ma quando? Come? Ma che schifo è sto coso? Ma c'è un mostro! Non l'ho mai visto! Ma che sta succedendo nella mia vita? Non ma la smettiamo di rompere il gioco? Non lo so, io vado avanti. Basta, no. Maggie. E che cavolo? Io ho tirato. Beh, gli ho tolto quello spunto di vita, almeno. Sbatta sbrunz. Che fa? È arrabbiato. Ciao Francesco, buonasera. Oh, buonasera Ciccio, benvenuto. Join the Nabotip. Sì, stai zitto che ti do... Con chi ce l'hai? Con Francesco? No. Ma con Scadoci. Con Redana in mezzo alla lava. Con Scadoci che mi chiama Nabo. Ma come fai? Ah, perché gli ha droppato l'anello. Perché sono magico. Perché io ho... distrutto la code. Aia, mi ha fatto malissimo, ragazzi, camminare nella lava. Cos'è questo pezzo del suo corpo? Io non ho mai visto questo mostro nella sua figura intera. È la coda. Ma ce ne ha 76. Cioè, è uno schifo sto coso. È il Pippo? Sono morto. Proprio quello che volevo. Come sei morto? Quando è accaduto? Stavo cercando di andare verso, ma lì non puoi andare. Cretino. Infatti il problema, quello che vi ho detto, attenzione, annunciazione, è perché nella SL1 da soli, questa parte è un po' una rottura di balle, perché quel saltino è tosto, e batterlo fare, qui, esatto. No, lo puoi fare, ma ti devi buildare tantissimo contro il fuoco. Sì. E va benissimo, Fra, grazie andata. Per avermelo chiesto. Ma mi dà mille anni. Sono un po' in ansietta. Ah, ma io posso anche fare questa cosa qua. Per questa internazionale di Milano, tutto qua. Ma lei è fortissimo. Perché? Sì. Perché si fa il bagno nella lava? Perché io posso. Come la pubblicità, ma no? Io adesso non lo so. Bestia. Lo si riuccide come abbiamo fatto adesso. Cioè, gli tagliamo un pezzettino se riusciamo. E appena ti dà il companatico, vai nella lava anche tu. Quindi comunque siamo in due già a poter andare nella lava. Sì, assolutamente sì. Sì, a martellate. Io ho messo il simbolo, se vuoi join. Evocare sì, tu. Ti evoco io. Dai. Che paura. Sì. Perentoris. Ma io voglio anche Soler, però. No! Ma io non ce l'ho, non sono umana. Però non lo vedo il simbolo. Ah, ecco. Tutti a tifare Milan, mi raccomando. Ma tu sei matto.
Oh, Milan, Juve Milan, si tifa Milan, basta. Forza Sampdoria. Sampdoria. Ecco, ho messo il simbolo. Skadush, ti devo fare una tirata di orecchie proprio di quelle. Rivediamo il momento in cui metto il simbolo. Firella, Firella, Firella. Andiamo, andiamo noi due senza, senza la merda. Non ci convenga. Sono l'unico che può camminare sulla lava. Vai, 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 sì. Vai, vai, vai. Te voglio vedere, guarda. Avvia la, la live. Avvia, avvia, avvia la live. Avvia la live. La voglio vederla. Balalaika. Balalaika. Perché? Perché sembrava balalaika. Che bravo. E come ti ma senti? Ma che lento questo roll. Mammina. Come ti senti dopo la prima dose di bassaino? Dai. Benissimo. Ma che facciamo? Lo evochiamo Soler? No. No, dai. No, sì, sì, evocalo, evocalo, evocalo. Anche per, evocalo, il, per il meme. Che è sempre meme. Uno dei sette nani, evocalo. Dopo skippalo. Dopo skippalo, cioè evocalo. Raga, solo alti livelli da Twitch. Mamma mia. Assolutamente. Potevo, io potevo tranquillamente capitare in un canale che si chiamasse, che ne so, Kittio 90, Tokyo, per esempio. Tokyo 41. 80. Ti sei bloccato in una scena che è chef kiss. Che succede? Ah, per dire. No, quanto? Ma, sicuramente non quello. Cos'è successo? Cos'è? Andiamo. E clappalo. E clappalo e c'era il sito. No, di nuovo quella roba della connessione internet non è stabile. No, no, sei tornato no, tra sì, noi. Adesso sì, sei tornato. Ah, che paura. È tornato a Bongas. E non schippa, e non schippa i filmati. Allora, cos'è, voglio vedere cos'è. La balalaika, ok. E da te non riesco a leggere. Non ce la farete mai, ok. No, ma è bello questo filmato, guardiamolo tutto bello. Un'altra volta. Ciao Soler, sei ancora vivo? Ti ricordi di me? Salve. Soler of Astora. Addio schiappe. No, te la fai ma tutta non sola. Mai qui. Ah, è vero, hai ragione. Ma ah, però aspetta, gli faccio coda. Tagliare il coda. Ecco. Però doveva venire lì a prenderlo. No, no, te lo droppa in auto. Beh, sì, no, sarebbe, beh, un po', no. Sarebbe un po' stronzo. Oh, però è qui, nella lava. Vieni prendilo. Qua. Vieni qua che non ti faccio niente. Sì, sì, mia mamma proprio. Comunque, è apprezzabile. L'apporto la di, in mano. Di Soler in questa boss fight che sta guardando il... Ah, ma lui c'ha l'anello. Ma perché lui si muove adesso. Solo se vai tu. Ah, lui ti segue. Beh, sicuramente non viene se vede me. Non so perché, ma abbiamo dei rapporti un po' così travagliati. Ah, ma quindi Soler può. È Soler, certo. Ma Soler è fatto di sole, nel senso del detersivo. Sei troppo simpa. No. Ma quindi io adesso ho due... La mammina! La no. Sua! Ma che bestia è questa cosa? È una bestia di Satana. Ma veramente? Ma a livello di lore... Cos'è lui? Un drago? È un demone. È un demone? Credo sia un demone. Si chiama demone. Sì, c'è scritto. Secondo me è un demone. Centipede, ma non ha... La butto lì. Che cos'è? Perché Skadush mi manda le clip su Discord che non posso aprire perché Discord è aperto visto che ho aperto che zoom zoom zoom. Ce l'abbiamo fatta. Grazie Firella Mannoia per aver distrutto questo mostro. È stata veramente utile alla causa. No, non essere triste però. Io? Eh sì, ti ho visto proprio affranta da questa mia affermazione. No, tranquilla, tranquilla. Ho paura di aprire questa clip, nel senso non so cosa succede a livello di Twitch. No, niente, ok. Cioè sta scattando un po', vabbè. Devo ripulire un po' la, il mio overlay qua. Si chiamasse, che ne so, sei join wifi. No, è... ragazzi, è l'orario, fidatevi. Ti sei bloccato in una scena che... Non capisco perché la team, arrivato tipo l'orario intorno alle 9, decide di abbassare di botto la connessione totale.
Eccoli, quando... come stavo dicendo, i timer. Possiamo parlare adesso? Eccolo, adesso sì. Adesso siamo di nuovo. Grazie, Skadush. La quadrata di 472 è... pesce lesso. Basta. Si spegne. Potrei fare un comando per far spegnere zoom? Manca solo zoom, effettivamente manca solo zoom. Sei quasi morto. Ok, esatto, io, esatto. L'ho fatto io, ragazzi, non vi preoccupate. L'ho tagliata io la coda. Ah, ok, io me ne sono accorto te. Ma con no, cosa l'hai tagliata? Col tuo spirito? Non è vero, sono morto. Non sono morto. Io, se... ho, finito il, ho finito il cura. Che paura. Lo splash ci stava però in questo momento. Ci sta sì. Nella lava. Ora se mi devo curare con le umanità. Sì, no. Però io voglio appuntare una cosa, e solo nella partita di Mackie si è messo a fare il tippo tappo, come dice... Vai Mackie, it's up to you. Sì, grazie. Grazie. Vai, uccidilo. Che bello. Uccidilo, crediamo in te. Guardaci, Join, credi in lei più forte però. Aspetta. Mamma mia, secondo me ce la strafa. Ce la fa, sì. Ouch. Quello è il verso di uno che ce la fa. Uno che ce la fa. Un rumore di tasti. Ok. Poi quando vediamo pad lanciato e i santi che volano in aria, allora non ce la fa. È finita. Però io sono fiducioso in Mackie, quindi vado all'altro falò. Aveva metà vita. Okay, qualcosa mi dice che sia andata male. Torno indietro. Mi ero convinto che fossimo nella tua partita prima, quindi non era? No, era la mia. Ma potevo anche farcela. Il problema è che per sbaglio mi sono messa con una mano sola. l'arma è una mano. E quindi non da. Ah, è morto di infarto a metà vita, dicono. Si vede che ti hanno visto. Ah, ok. Allora, buona andata. Però per nel dubbio venite di nuovo qua, che magari... Sì. Perché è successo qualcosa mentre moriva e secondo me non l'ha preso. Secondo me c'è stato tipo un calo di tensione proprio a livello di corrente e il mostro ha detto... In che senso? Vado. Sì. È successo così. Allora, Skadush, lo sai cos'è quel comando QV? Cioè, che cosa fa? Lo hai visto. Ma perché esiste? Perché sono povero e non posso comprarmi, non ha senso comprarmi la Stream Deck, che costa
fottutamente troppo. Quindi l'unico modo che ho per fare quella cosa velocemente è scrivere qualcosa in chat. Ma Nick? Grazie Nick, sei un cucciolo di tesoro. Ah riga, tu cosa hai mas? Grande Nick. Quindi Ciccio è grazie, super abbonato. Bello su di casa. Tre canali, fantastico. Bello di casa, grazie. Stupendo ragazzi, stupendo. Ciao Firella. E quindi ho dovuto mettere qualcosa che nessuno scrive mai. Mi ha spaventato, sono felice. Non c'è problema. Ah! Quella del French. Siamo pronti? Thank siamo you, carichi? Nick. Devo dirvi una cosa. Dimmela. Prego, è ancora dica. Vivo. Ma... cosa c'è? Hai trovato 50 euro? Sì. Portafogli. Erano lì, non li vedete. Era qua? Okay. Era lì. Però ti metti in pantaloni. Ho paura. Il bandalogna no. Va bene, mettiamo i pantaloni. Perché è ribellino, ragazzi. È sempre ribellino. Mettiamo i pantaloni. Oh no! Oh. Segui il culto. Vai, vai. Able. Ma scusa, Able ma sono i mid-roll, ma non me li metto mai i pantaloni. Ma chi invece? No, no, nudi. Nudi e veloci. Mid-roll, no, bello. Entrate. Mid-roll, no Maiku. La coda, please. Purise. Ma è morto. No, non è morto Join, ma quasi. E lì è la coda. Stai calma, per favore, mi stai mettendo in ansia con sta coda. Ma perché coda. Voglio fare qualche Markish, ciao, ciao, no, ciao carissimus. Ma questo è veramente una... Mequila qui. Ma com'è arma a rischio? Armatura a rischio. Ma sono tutto a rischio. Ma vera, ma voi mi... Buonasera, ma Markish, che palle questa storia. Ma quindi mi state... Ma li mortacido. Mi state dicendo che la lava fa... fa male all'equipaggiamonti? Non sto capendo, non, la telecamera è impazzita, ok. Sì, perché è una boss fight bella. Join è morto come una merdina. Come è morto? Sto tornando indietro, però ma non vedo il boss. Tanto ok. Di voi. Saltava. Anello, distrailo, please. E scappo, c'è stato per la cena. Buona cena, Markish, e grazie mille buona per cena. Il passage. Buona cena, Markish. Anche noi ciao, ti si vuole Markish, bene. Anche noi ti vogliamo te se, bene. Te se vuole bene, assolutamente. Te se ama. No, ti si vuole bene. Non ti prende libertà. Oppe. Ui! Vabbè. Ma siamo soltanto in due. Perché non hai evocato Solaire? Perché non c'era, sai che perché, non è vero perché che tu lo hai... non esiste. Sì, ma la telecamera mi dà modo di capire qualcosa o no? Nah. La mia proprio no. Aspetta che mi metto l'anello che... Ah, vabbè, non cioè, serve. Hai rotto quanto... per due ore la coda e poi l'anello, ma cosa lo mette? Sei perché forte. Ho visto che era un buon punto di uccisione. Intanto... Va bene. Viene data una carta igienica a Nick perché... La qualità. No. Ah, a proposito, ragazzi. E io ho paura di questo punto. Santa. Cosa? Cosa? Avete capito cosa c'è adesso? La culla. La culla. Però la culla significa... Che facciamo nella boss fight? Cioè uno va a destra, l'altro va a sinistra e uno rimane al centro? Io rimango al centro. No, cazzo no, sei? Spalletti. Ah, tu sulla fascia, per cortesia, tu mi stai dietro in marcatura, ma chi sei? Perché ho detto Spalletti, che è uno degli allenatori che odio di più nella storia del calcio, e non ho detto chiunque altro, tipo, boh, me. Dai, allora, in teoria dovrebbe esserci Solaire qua. Non c'è. What a dispiacere. Quante anime avete voi, giusto per sapere? 83 saccocce. Io ne ho 160.000. 160. Cosa ci faccio? Ah, magari ci riparo le cose. Esatto. Sì, a butto là. Voglio sapere una cosa. Cosa dovrei farmene? No, niente, niente. La culla del Chaos. Cioè. Ci evochiamo a questo falò o no, all'altro? No, all'intermedio. Oddio, volendo... No, sai che forse non conviene evocarci a questo? Perché cioè, tocca rifarlo 100 volte poi. Cioè, corriamo verso l'altro... Tanto sappiamo tutti dov'è, verso vero? Okay. Io non guardo sopra mai. Di me per un motivo.
Come non ci arriverai mai? Quello intermedio, quello in mezzo. Quello segreto nella stanza, sì. Super segretissima. Sì, sì, sì. Dai, ci evochiamo lì, tanto è facilissimo arrivarci. Va bene, no, è il dopo che io... È il dopo, non sei tu, hanno chiesto scusa per il dopo, quindi... Ah, ok, no... È tutti il dopo. Okay. Perché se c'è gente dice, è il boss più facile della storia, e non era vero, non è il più facile della storia. Lo sapevo, Nick, qual era, va bene? Funziona il Melacanto perché ho avuto dei problemi con l'altra app, quindi non so. Poi non si vede più il timer perché... Beh, devo... solo tu canti, però, giusto? Sì, sì, purtroppo sì. Cioè devo ottimizzare un po' la faccenda. Adesso voi avete la voce da Chipman, quindi ripatta la faccenda. Allora io sto correndo come un disgrazieto maledetto al falò. Un'ora e mezza di run. Star qui è un inferno. Beh, sì, letteralmente è un inferno, visto che è tutto de fuoco. Ma che... Ah, non è qua, vero? Il fatto apposta, qua c'è solo un baule, Gek. Allora, eccolo qua, c'è un'anima di grande eroe. Mamma mia, vedo l'ora di usarla per livellare. Mi dischi, non puoi. Ma che bello prendere fuoco. Sì, sì, sì. Ah, ma questi vengono trishottati, non bishottati. Che cosa? What, i tizi... Ah, le statuine. I tizi statua. Sì, perché questi sono un po' più forti. Vabbè, anche meno però, il gioco. Anima di grande eroe. Ma dinosauro, ma mi spieghi che cavolo vuoi? Io non ti ho veramente calcolato. Cioè, non ti ho proprio cagato di pezza. Ma non era questo l'edificio corretto, no, è questo. E secondo lì c'è il baule. Amazing Chest Ahead. È vero. Amazing Chest Ahead è sopra il palazzone con il falò. Ci sono umanità gemelle. Che voi non prenderete, ovviamente. Ma ovviamente no. Olè, io sono arrivato. Faccio pure un ravivello sereno perché... Anch'io. Più 5... Ci stavo giusto 5, no? Non sei un essere vuoto. Non okay. fare. Non essere. Ma ci si può evocare qua? Sì. Il sembolo, il sembolo. Forse. Me lo fa mettere, quindi... Attendo i vostri con ansia e trepidazione. Ma quanto dura me la canto? Ah, è vero, io sto ancora cantando. Dura 3 minuti. Adesso gli effetti durano 3 minuti, non 30 secondi. Ma forse Fabri, un po' troppo. Dica. Ti faccio una domanda, ma... La fiamma della piromanza, quella al più 5 che abbiamo noi adesso, scala con le umanità? Perché è del caos? Non lo so. Ma non è del chiederlo. Caos. So io a chi chiederlo. Vai. Ok, Google. La fiamma della piromanzia più 5 in Dark Souls, scala con le umanità? Scusa, non ho capito. Mi dispiace. Non lo sapremo mai. Che cosa carina. Sono molto tristo. Oh, vedo un Gwyn Diesel che è pronto alla battaglia. E non vedo possiamo nessuno. Anche noi chiedere le cose al tuo Google. No, perché sta in cuffia. Ah, giusto. Io le posso chiedere ad Alexa se volete, ma... E forse Alexa è un po' più sveglia del mio Google, totalmente strafatto. Non credo. Salve, Loredana. Gwyn. Salve. Fenicotteriamo? Sempre. Allora, mentre attendo Mackie, io faccio sempre vedere un po' del mio primo piano. Ah, ok, io mostro il mio. Che è luminosissimo, manco fossi la presentatrice di Rai Sport, e quindi mi sposto. Mi sposto. Uno versus uno Alexa. Io l'ho fatto con il telefono, perché sul telefono ho messo Alexa. E con il Google qui non succede niente. Sono stupidi. Mamma mia, se mi facevi il Perry così. Ma è in ritardo l'audio. Infatti sto dicendo, ma perché sento l'audio in ritardissimo da me? E chi là dove sei? Sto arrivando. Ah, ok, a posto. No, che magari tu stai lì che aspetti. Ma quando mi evocano?
No, ma scusate, è dentro la porta, vero? Non sopra, non su. Dentro c'è il falò, dietro sotto, il muro invisibile. Che è sotto, non al piano di sopra. Che senso è in ritardo, Scaduci? Non mi fare paura. Cosa è in ritardo? In che senso era in ritardo? Non mi fate venire ansie, per favore. Niente, sfotte i miei mezzi, la merda. Ah, ok, ok. Come fa a sapere? È in ritardo di 50 minuti, dice. No, no, non è in ritardo. Cioè, un pochino in ritardo, ma niente di gravioso. Wingardium Leviosa. Ah, finché... Aspettiamo, vuoi andare ad uccidere un culo di viverna? Ma guarda che no, sono triggerati... Ma scusa, non ma cosa stanno... Ma cosa stanno facendo? Jogging, lasciali stare. Che bello, un po' sì. Ce l'hanno. No, no. È che... proprio sul falò? Cioè dentro la stanza? Sì, sì, sì. Guarda come prende tempo, in verità deve ancora arrivare. Aspetta, ma era dentro proprio? In verità sta tipo all'inizio. Ma il falò quello col fuoco, quello che si accende? Quello? Guarda che cambio di là. Ah, quindi letteralmente sopra il falò l'hai messo. Ma io ho 30, no, 22... Poi tipo fra 20. Due minuti dice... Veramente? Ah, quel sì. Falò! Wow. Io ne ho 4, schifo. Ma perché io ne ho così tante? Ma nel counter o sotto? O come oggettino? Come oggetti. Ah, ok, no, allora sì, sì, ci sta. Posso fare un Perry? Dice. Posso farti un Perry? Sì. Ma è difficile con quest'arma, babba. Aspetta. Bravissimo. Mi sono in Messico, parte la musica. Mandami dei tacos. Quindi non ti ha fatto fare? Ha detto impossibile. Impossibile. Mm. Evocazione fallaita. Lo hai spostato? No. Ok, riprovo. Sarei più fortunato. Più torturato, so. Non so se l'evocazione fallita è ancora di prima o è di adesso. Non cioè, lo sapremo mai. Questo martello fa 300 di danno elettrico. Per questo è fortissimo. Esatto. Evocazione fallaita. Why? What? Risposta. What's going on? Hai bisogno di soldato, dice la... Dice il messaggio, sì, l'ho letto anch'io prima. E quindi si vede il messaggio, anche i miei messaggi devono vedersi. Però da me esce scritto evocazione fantasma adesso. Ok, allora forse Gesem. Mi crediamo. Sì, sono uscita con Bocchetta. Dai. Ok. Fabrizio, prendiamo a cazzotti il muro. Colpa di oi wifi brutto televisione che imbruttisce il wifi di tutti. Bagno di sudore, bagno di sudore, bagno di sudore. Che cazzo è bagno di sudore, bagno di sudore, bagno di sudore. Ciao Francesco, buona serata. Ciao friends, grazie mille della compagnia, bello. Oddio quanto odio questa strada. L'ho detto molte volte, lo so, però... Perché? Perché l'ho fatta 200.000 volte. Ah, ok, no, pensavo per qualche motivo no. Che mi sfuggiva. Ragazzi, la culla è sbagliata. La culla è rotta. Non fate gli Zevedrostis. Ma noi rushiamo o facciamo la serie? Ah, più che rushiamo o far la serie, dobbiamo veramente ragionare su come agire. Perché sì. Io non l'ho mai fatta in coop, mai. Rushiamo, ho deciso adesso, corriamo. Adesso sono lì che muoio. E io li abbandono. Non ricordo com'è. Cioè, come si può fare. Beh, ma questa parte si può rush. No, no, questa sì, assolutamente. A parte che adesso dovremmo venire invasi da Kirk e da... c'è la piromante frizzante. Ma dove sei? Sotto. Sto per salire le scale. Dove c'è il mostro scarico del lavandino. Ma io sono sulle scale. Ah! Ma mi sono incastrato. Ario morto? Mi hanno fatto un chiusone pazzesco, ragazzi. Non è giusto, stavo sistemando l'audio. Ho capito, ma... ti sembra il momento di raggiungere? Il punto giusto. Vi raggiungo. Ti sembra il momento di raggiungere? Sì, infatti. Ci siamo capiti, dai. Allora, siamo solo io e te contro il mondo. Sei contenta?
Mamma mia, non andiamo a fare l'uccisione. Meglio così, forse. Meglio Mario. Ah sì, meglio di me. Vabbè. Mamma mia, wow. Va bene, va bene. Ha fatto del... No, 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 no. Urco. Tua sorella è veramente motorizzata. Anche tu sei morto? No. Sì. Ho letto. Ho letto. Sì, ho capito, però... Era buggatissima, era buggatissima. Si sta ribaltando la situazione, quindi... Allora, a sto punto abbiamo fatto 30, facciamo 30. Andiamo tutti su. Sì, andiamo dai. Su, va bene. Visto che Fra sta già lì. Torniamo mani, magari, prima. Sto dove siete... Dove ci avete lasciati voi due. C'ho il mostro al lavandino davanti. Matalo! Matalo! Lui corrode l'equipaggiamento, sto pezzettino di... Ticchio 90 The Game TV e Nappo. Ok, va bene. Squosco. Squosco. Ti disintegro la... Mamma mia, come corre sto personaggio con le caviglie tutte. Ma si vede il rosino dietro la mia... Rosino? Qui, nella mia atmosfera. C'è un rosino? Ah, aspetta, cos'è un rosino prima e poi ti dico se c'è. La luce infatti è un po' un rosa scuro tendente al viola. No, in verità sembra quando sei in casa di notte, non so se vi è mai successo, di stare in casa di notte e arriva una pattuglia della polizia che fa un pochino di quella lucina un po' bluastra, rossa. Ma come blu? Sì. È rosa. Sì, vabbè, però è un rosa blu. È rosa, una rosa blu, l'avete capita? È rosa Schiaparelli. Sono sicuro di che, non è, che questa cosa non esista, l'hai appena esiste inventata. No, non è vero. Sono... È bellissimo il rosa Schiaparelli. Sì, sì, no, no, il rosa Schiaparelli, poi c'è il verde Fricchi Fricchi, ma è pieno di questi colori nel mondo delle favole. Ah, ignoranti. Non è vero, uomini. Non è vero. Te la sei inventata adesso, ha ragione Fabri. Ma sicuro? Ma quanto range ha la piromanzia del... vabbè, tutti. Kirk il cavaliere poi... dell'amore. Schiaparelli è un colore praticamente che non sa giocare. È una... questo. No, arma rotta, ragazzi. C'è solo tipo... Ah, ma non eri tu quello che mi diceva prima. Ripara le armi, Schiapparello. Mi ha beccato il maledetto stronzio. Non farlo. Io sto facendo... rotta. Ah, la piromanzia rotta. Ma come la piromanzia rotta? Sì, perché ha tipo 30 di... Ah, anche esatto. La corona di Dusk. È fatto un casino, in pratica. È perché mi ha vomitato addosso il tizio. Ah, ok. Quindi a me non succederà. Buon appetito, Squawk. Buona cena. Ma io sono davanti. Buon appetito. Esiste tantissimo, ma anche il rosa Schiaparelli. Sì, sì. No, ma infatti è sicuro. Certo. Sì, sì, ha voglia. Ha voglia, sì, sì. No, ma esatto. Anche i folletti esistono, vero? Ma ci... ne avevamo qualche duce, nel senso. Qualche duce? Anche i puffi. Cosa? Anche i puffi. Ok, Google. Mamma. Cos'è il rosa Schiaparelli? In base al sito Wikipedia, il rosa shocking è una gradazione molto intensa del magenta. No! Non esiste. Non è Schiaparelli. Se Google non lo usa, sì, non lo usa, non lo conosce, non esiste. Alexa, cos'è il rosa Schiaparelli? Si sente... Non l'ho sentito però. Che è stata tipo una sportiva italiana. Che cacchio ho detto? Rosa è una sportiva. Non esiste. Esiste, esiste. Sì, sì, va bene, va bene, va bene. Come no. Cos'è? Ma mi ha invaso qualcuno. Chi? È Marco Pizza. Perché è si Marco chiama Pizza. Asterisco, asterisco, asterisco e pizza. Secondo me è Marco Pizza. È lui ragazzi. Ma è full level. How dare you? Ma come fai a essere full level? Perdonami a livello 1. Sto mettendo il mio simbolo. Sto mettendo il mio simbolo. Evocami. Prendetelo voi e crocifisso. Please, evocami. Dove? Veloce, prima che ci veda. Davanti alla boss fight.
prima che ci veda. Tanto lui è infatrollissimo, non mi può fare del male. Quanto infatroll sei però, fratello mio. Dai, effettuiamo del duellame. Dove siete? Vengo anch'io. Ammazza che mazza. Siamo davanti alla boss fight. Oh mamma, siete matti? Già lì? Ma mi ha fatto del point down. È in midroll, sì. Come fai a essere in midroll, scusa? Ah beh, certo, perché lui non deve essere a livello 1, può essere a livello 10. Ragazzi, il rosa Schiaparelli esiste. Oh. Capito, Fabrizio? Ah, mi fai i backstabbini, quelli laggosi! Ma non mi toglie niente, però. Ma no, un pochino fa. Io ho paura, io dove ho sei? Paura. Kirk, ciao! Kirk. Ma dove va? Va via. Ciao, Marco! Ciao, Marco! Ciao, amico! Fap più anello. Ah, ok. Ah, Fap più anello. Ok. Vabbè, ci sta. Tra l'altro, randello rinforzato. Eh sì. No, pizza e fighi. Sono io, sì. Sono evidentissimo. Io. Son Lillo. Son Lillo. Raga, son Lillo. Ehi, lascia stare Marco. Allora io... Auci! Giustamente. No. C'ha il fuoco nelle mani lui. No! Ma cosa è successo? No! Go away! Ah, io mi sono parato, che stupido. Ho sbagliato. Ho sbagliato, mi sono parato, ma non ho lo non scudo mi fa per attaccare. Pararmi. Non mi fa attaccare. No, non ti fa attaccare, no. Va bene così. Ero convinto di avere l'anello, sì, non so perché avevo in mente di avere lo scudo del Cavaliere Nero, invece avevo lo scudo dello stupido. Sottotitoli. And the winner ho vinto. Is Marco. LOL. Bravissimo. Un bel point down a tutti e due, ragazzi. Sì, ci sta, ci sta. Perché non c'ero io? Sì, sì, sì. Potrei evocare me. Vabbè, penso che sia allora, palese, se volete... per questo motivo. Ah, avevo l'anello della lava, ho sbagliato per quello, Mannaggia, se solo avessi avuto l'anello delle rotolate frizzanti avrei vinto sicuro. Se solo sapessi sussulterei. Intanto se volete evocatevi tra voi. Io ho messo il simbolo. Evoc tu? Ma io non lo vedo però. Sulle scale che scendono. Ah, eccolo. Forse è un po' scomodo lì. No, va benissimo. Mi stavo sbriciolando il malleolo, diciamo, scendendo sì, le scale, ma va bene. Per dove stiamo andando non ti serve il malleolo. Sappilo. Ti serve solo tanto culo. Absoluteli. Comunque quanto cazzo di male fa la piromanzia anche a livello 1, mamma mia. Cioè non te ne rendi conto finché non te la fanno addosso. Non la pipì. Salve Firella. Il frusta. Salve, ma siamo uguali praticamente. Come? Sì, siamo molto simili a parte la crapa pelata. Esatto. Fai tutte. Basta. No, ci stai invadendo. Chi? Vieni sempre qua. Marco. Vieni. Mi spiace Marco. Marco Pizza, questa è la vendetta. Non è vero, ti voglio bene. Ma le mie anime. Hai visto? Hai visto che siamo Ah no, stavo di sotto, che paura. Abbiamo fatto perché ci è spawnato forbice. Proprio in mezzo agli sì. Pedrostis. Esatto, tutti e due. Ah, gli avete fatto la sacra forbice con due martelli. Poco forbice. La forbice del martello. È una mossa segreta che sappiamo fare solo noi. Quindi. Io ho messo il simbolissimo. È stato bello, però. È stato molto bello. E allora ero forse io l'anello debole? Sono felice che una mia live abbia fatto cambiare il nome dello streamer, comunque, sì. Una mia parola in live, ok. Il mio? È ancora Mekila is the... No, il tuo è diventato Signora Rosa Schiaparelli. Sì. Fatemi entrare in boss con voi, come si fa? Con le dita incrociate. Con le mani? Certo Marco. Per la culla del caos questo è altro. Anzi, guarda, sai cosa? Vai tu.
Io non so scrivere, no, ma tu non sai parlare. Che dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo, secondo me, fare qualcosa di sincro, di sincronizzato. E uno va a destra, uno va a sinistra e due stanno al centro. Oppure... No, uno... l'host sta al centro e scende subito. No, io so che si può... cioè, l'host può stare... già nel punto in cui crolla, cade. Esattamente, esatto, quello dicevo. Dall'altra parte. Sì, o proprio in front off. Ok, allora facciamo una cosa. Non riusciremo mai a farlo, anche perché... Non lo so, Fabio, proviamo. Non lo so, Nick. Io e Marco andiamo verso la boss fight e voi andate all'esterno e poi ci alterniamo... Ma Marco non c'è. Ma non vedo andato? Il simbolo. Non ritorna più? E il treno delle 7:20? Delle senza 7:30? Lui? Non mi ricordo, senza che ora arriva? Mi sa che... La easy mod, bravissimo, è andare al centro e lanciare le bombe. Io l'ho visto fare da Markish, che è passato prima. Io l'ho visto anche fare da Markish. E mi sono un pochino gasato, per non dire eccitato. Perché ho detto, ah! Cioè io per anni e lui così con la bomba. Cioè, una di là e aveva vinto. Wow. LOL. Ma non vedo il symbol house. Mi sa che l'ha fatto spawnare al falò quando è morto allora lui. Giustio? Non dovrebbe. Giusti. Dove hai messo il simbolo, Marco? Keep it just... Prova attacco a tenaglia, dice il messaggio, ragazzi. E io lo voto. Attacco a tenaglia. La proviamo la catapulta infernale? No. Come una catapulta? Posso dire una unpopular opinion? Yes. Oli e Benji fa schifo. No, perché... Diciamo che sarei d'accordo con te se non fosse che sono troppo legato a lui nella mia infanzia. Ma è meglio, cioè, veramente... Oh, signor Chad, benvenuto. Benvenuto, signor Chad. Sì, ho visto che ha messo il follow nella mia... Ah, infatti dicevo, ma sei pazzo? Dove? C'ha invasi? Dove? Pazzo. Signor Chad. Ma che piedi c'ha il mio personaggio quando provo a fare questa camminata qui? Dove sei? Ma tu sei là? Ma è bravissimo. Ma io ti vedo fermo. No, fidati. Non mi dare i pugnetti. Però io let's non go, vedo so. Il symbol. Ha detto di averlo messo davanti alla nebbia, non lo so. Non lo so, Fabio. Per me mente. Per io me quel c'è. Pizza nel nome mi puzza. Quel pizza mi puzza. Sì. Fidati del rosa. È possibile cazzo che era? Sia il limite massimo di persone in quest'area. Vanish. Io non l'ho mai provato, ragazzi. Non lo so, perché alcune aree, come abbiamo visto l'altra volta, c'era una persona di meno, ti ricordi? Ma che per aspetta, farlo in tre, non ha la password, che stupidi che siamo. Giustamente. Come fa a comparirmi? Non ha la password. La password è zucchine fritte, vero? Non me la ricordo mai. No, era Milano, Torino. La scrivo io, dai. Non voglio dire quella parola con la J. Ho paura di essere bannato. Quindi MTJ. Che parola? Juventus. Addirittura il ban. Non si sa mai che quelli sono pericolosi. Per la parola Juventus. Juventus. Ma veramente c'è la password? Sì. Quanto sì, è fantasiosa. Non è colpa mia. Grazie. No, va bene, ragazzi, grazie. Sì, è questa. Grazie, ok. Va bene. Potevo capitare, la password che migliore che abbia mai visto. Sul canale di Tequila _ è Tokyo 80. No, Ticchio 90 e Mechila _. Tequila e Bonetti. La password migliore comunque rimane per me quella di Midi Raid, che ha dato delle vibrazioni. Delle vibes, assolutamente. Comunque lo sto evocando, raga. Sì, abbiamo veduto. Sei bravissimo, rifallo. No, come giro io.
Guarda, mamma, sono un elicottero. 3 deficienti. È arrivato anche il quarto. 4 deficienti. Vestito come noi, tra l'altro. Gira pizza, salve, Marco. Marco pizza. Faccia salve, del pizza. Giro. Non gira. Non va. Non va. Si è rotto. Non è un Beyblade. Ok. Ok, vabbè, non è un Beyblade. No, ha fatto perfetto. Del saluto. Allora, come ci organizziamo? Allora, io vado a sinistra. Maki? Io sto pure. Io guardo. Io vado a destra e Marco va... No, tu dovresti stare in mezzo per fare il grande passo felino. In mezzo. Guardate. Sono... Guardate. Swish. Ma pari guardate, non si vede niente. Siamo dietro la nebbia. Sto sciando. Ah, scusa. Scusi. Giochi olimpici. Salve, culla del caos. Vai, culliamoci. Culliamoci nel caos. Pullo. Ok, io sono al centro. Guarda, diventa sempre un po' quella dei un medico in famiglia. Vuole le. Ah, ma qui sono proprio in mezzo. Il tempo basta, Fabrizio, non devi cantare. Poi scoprono che sei bravo e dicono: "Non fare giochi, canta, canta Pollicina, canta". Ma io si passa. Marco. No. Ragazzi, è bellissimo questa scena. Ma questo suono, questa... Sì, sembra un po' il Fantabosco. Sì. Sembrava un po' la canzone del Fantabosco. Ma gli hai già rotto il palla destra, senza avvertirmene. Il palla. Dovevamo farlo insieme. Marco, non rompere le palle, però. Ma Marco se n'è andato, ragazzi. No, nel senso che ha rotto la palla, non che sia stato antipatico. Quello intendevo. Absolutely. Oh, core mio. Ma quanto dura questa schifosa scena? Ma quello è un insetto stecco. No, però è troppo la canzone della Melevisione. Dai, cazzo, non potete dire di no. Cioè, avete già detto di sì. Però è proprio quella. Questa musica? Questo è... Questo è Sephiroth. È la Ida. Sephiroth. Del rivediamolo. Amici. Vai, io rimango io qua, non mi muovo. No, neanch'io. Mi scudo allora, tantissimo. Se fa la no, cosa, Marco, non andare. No, Marco. 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 No. Effetto del fuoco. Ce l'ho fatta, ragazzi. A me le anime me le dà. Ti prego, dammele. Vittoria. Vittoria. Perché sei muerto? Sì, tantissimo. Ma ti ha dato le anime? No, sono... Sì. Guarda in che modo, cioè sono fermo in una schermata grigia. Oh no, per me. Pensavo fosse così. Uno zero in più. 60.000 cucuzze, ragazzi. 60.000 e si vola. Tac, figa, Rolexino. Ma tu ora non puoi più tornare su, però. Quindi tieni che fa tutta la strada. Quindi adesso lo faccio io. Allora, sai cosa potremmo fare intanto io e te là? Tornare indietro ed aprire lo shortcut per prendere la larva del sole. Qual è lo shortcut? Della sola, la larva della sola, vero? Quindi niente, torna ragazzi, indietro. Lo apro adesso. Ho aiutato a farla anche a me, va bene. Ma fin dove? Torna indietrissimo. Quindi di nuovo sotto. Di nuovo passi, diciamo, sotto al tunnel dove è pieno di quei mostri scemi. Mm-hmm. E risali. Se non sbaglio, è lì, no? A destra poi è. Aspetta, intanto ci vado io così capisco. Perché è una cosa che faccio raramente quella. Ma è pieno di gente. Ma tua sorella è veramente una draghessa. Sono stata convocata, però. Chi è che mi sta convocando? Pronto? Ah, forse Marco. Forse Marco. Non ha scelto la persona adatta per... No, Marco, Marco sa. No, non è qui. La differita è mostruosa. Sì. L'ho messa per evitare gli stream snipe. Non lo so perché c'è differita. Non è vero mai. Hai scelto la persona sbagliata tra i tre, te lo dico. Ma io devo fare un botto di strada. Non credo di la bindella, ragazzi. Ma per la larva serve lo shortcut proviamo. Del patto, evitare il demone Vai, della io vado titanite. Adesso. Vabbè, evitiamo il demone della titanite. Quanto può essere difficile? Spoiler, tanto. Tanto. Ma sai cos'è la cosa più difficile? Perché trovarlo. Durissimo. Ma dove sta? È durissimo lui, ragazzi. Sì, ma dov'è però il demone? Perdonatelo. Maggio è perduto. Nel ponte. Devi ma andare. Non trovo. Ah, no, devo andare parte, sopra e poi di nuovo sotto. Poi, ok, sì. Ok, ce l'ho. Gheson. Porca. No, non ho l'anello.
Ah, hai fatto la mega gag. Stavo per crepare malissimo. Ah, ma io posso riparare anche al falò, mi sa. Sì, sì, se hai preso gli attrezzi del tizio, sì. E ditelo, no? Poi ai ragazzuoli belli che stanno osservando, mi dovrei chiedere una cortesia, cioè tramite le impostazioni di Twitch, perché li ho rimessi, ci dovrebbero essere i sottotitoli. Sì, mi vedete se ci sono? Ci sono? Ok, posto. Grazie. Prima li avevo, sì. Grazie. Grizie. Ehi là. Io non capisco perché in alcune live mi va via continuo l'audio, in altre no. Cioè, si desinca, non lo so, il mio game capture fa un po' come gli pare. Ma deve gestire tutto questo, deve gestire la nostra presenza che è ingombrante, quindi... Ma lo so, perché voi siete delle... avete un'aura potentissima. Non so l'aura, ma a me non ha dato la... Ah, ecco. Sì, sì. Me la diede, me la diede. Ticchio 9000. Lol. Ticchio 9000. Allora intanto torno... Ma come sta andando intanto, signora Schiaparelli? Stiamo cercando di sconfiggere la quella del caos. Signora Rosa Schiaparelli. Che poi, voci di corridoio, e per voci di corridoio intendo la mia fidanzata, mi ha detto che si dice con una P, Schiaparelli. Ma va. Sì. A me piace, non so se sia. Boh, può essere. Ma... Io vedo una statuetta che è colma di gioia. What? Sono morta. Quale statua? Ma perché mi ha fatto rinascere qua, bastardo? Quella statua. È felicissima. Ma non capisco. Sì, comunque è vero che ha una P sola, è solo che è più bello. Ah, sta facendo il sesso con la mattonella, ok. Ma tantissimo. Ma tanto. Mi spiace. Ma più che altro ha fatto un attacco che credo di non aver mai visto, Marco. Certo, certo. Mo. Io stavo aspettando che lui uccidesse. Andasse al centro. Cioè, io sono andata da un lato, lui dall'altro, e poi lui andava al centro. Allora, io vi attendo qui. No, senza mettere il simbolo, attendo i vostri. Famo così. Qui, sempre qui davanti alla nebbia. Aspetta, che ci devo arrivare perché. E non se so non c'è problema. Quest di Siegmeier, uccidilo. No, che uccidilo? Mi dà una lastra. No, ma sei pazzo. Ma non deserve, mi sa. Ma io lascio fare che questa partita non la cancellerò mai nella mia vita. Uccidilo. 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 Ma quindi avete preso la larva voi? Sì. Io no. Dov'è? Oh, vabbè, la prendo dopo. Larva come larva. Ma serve? Serve nelle catacombe e ti dà una grossa mano. Una grossa manus. E dov'è che dovrei andare? Guarda da me. Rinnovo il fatto, ragazzi, che se mai qualcuno si dovesse aprire un canale con scritto Tokyo 80, mi sabbo da lui, faccio il follow da lui e vado da lui. No. Non è vero, non ti lascerò mai. No, Snake. Ma è un incubo questo punto. Snake. E devi andare qui dritta per dritta e non puoi perderti. Ma devo sconfiggere. No, no, skippi tutto. Sa, io non l'ho nemmeno guardato in faccia. Lo faccio dopo, lo faccio adesso. Aia. Aia. No, volete andare. Demone della titanite. Ma veramente, oh. Fatti una vita. Fatti una vita, demone, fatti una vita, maledizione. Oh no, scaduscia. Fatti una vita. Ma cos'è sta roba? Niente, ne hai messe troppe, ti sta bene. Sei morto? No, io no. Io sono qui che rotolo con la mia larva del sole in testa. Fatti una vita, demone. Sì. Via tutti. Adesso, a causa del demone, ho la crapa pelata, tutta rugosissima. La fai tu, dei. Sì. Grinedaminga sovradei, fa la frittata. Grinedaminga, crapa pelata. Demoni della titanite single nella tua area. Titanite single nella tua area.
Dobbiamo andare avanti in eterno ogni volta che dico sta roba. Sì. Oh, mamma mia, se i tuoi comandi sono degli scam, tantissimo, tantissimo. Ma che sei scemo? No, ho perso 160.000 anime. Ma il... perché allora aspetta, mi Demine? Devo sfogare. Mi devo sfogare. Sì. Ho sentito perché un Demine. Perché i geodata di questo maledettissimo gioco fanno schifo. Fanno schifo. Come può una radice di un centimetro bloccarmi la strada? Ma non è possibile, ragazzi. È arrabbiato. Alzo le mani, sì, ma porca miseria, mi triggerano più dei mostri di Monster Hunter queste cose. Porca miseria, oh. Basta, ho finito. Posso chiedervi un secondo di silenzio? Voglio provare a far dire questa cosa al bot, al mod, al... Crappa pelata la fai tutta i gene da minga e sofradei. I sofradei fa la frittata gene da minga a crappa pelata. Muah, perfezione. Ok, potete parlare. È bellissimo. Vi sto attendendo. È un attimo. Sì, sì. Ah, sapete cosa faccio io? Invado qualcuno. No, non è vero. Io sono arrivato. Sto scherzando. A cazzo, me lo facciamo cantare, certo, Nick, assolutamente. Madonna santa, ragazzi, non ci voleva proprio quelle 160.000 anime. Le perdute per sempre? Forever. Forever. Quanto mi dispiace. Quindi mi faccio evocare? Sì, 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 dai, venite da moi. La prendo dopo la cosa del coso. Sì, anche perché volendo qua, se lo battiamo e lo battiamo, surpa una volta le belle braghe bianche fuori le palanche. Scusa. Fuori le palanche. Benissimo. Poderoso urlo del Sium, guardia uomo contadina. Guardia uomo contadina, va benissimo. Bravo Skadush. Però poi non posso più tornare su. No, perché quando uccidiamo il mio boss, tu ricominci da qui. E quindi hai tutto il tempo di tornare indietro mentre noi te capì? Mamma mia, che furbo. Ma qua c'è del... Ho anche tutto il tempo per tornare indietro e diventare umana, giusto? Può essere utile. Ok. In verità quel tempo non ce l'hai. Che vorrebbe dire che devi tornare del tutto indietro. Lo so, però... Quindi non lo so, Rick. È quello che devo fare, comunque. Vuoi o non vuoi, tocca farlo. Ho messo farlo. Il simbolo e intanto sì. Torno indietro. Sì, poi. anche, bene, buona idea. Abbiamo già clappato due culle. Sapete cosa ho scritto io? Come già no, una scusa. Volevo imbrogliare, non la volevo io, fare ma lei mai più. Ma lei è una sì. Sola. Ma ci sarai a coso? Ascoltami, sai cosa ho scritto nel mio sottopancia, ragazzi? Non sapete? Qui, non qui, non adesso, non adesso. Fai la ninna, fai la nanna, bella culla della mamma. Ma non fa rima. Non ha mai fatto rima. Mia mamma mi ha sempre fatto dormire con una cosa che non fa rima. Maledetta. Praise the Sium. Guardi, le ronzo intorno. Praise the Sium. Praise the Sium. Allora, facciamo no, come prima? Ho sbagliato? No, dicevo a Firella, stavo facendo la gag e se n'è scappata. Scusi, che facevo? Mamma mia, che no, scena niente, brutta. Facevo il rotati. Guarda. Ma provate a mettere la telecamera frontale mentre scendete, non classica dietro alle spalle. È una scena bruttissima. Ma tipo che sbocco in live, tipo. Che schifo, che orrore. Sì, oh, ho capito. Aiutatemi. Gioco, ma cosa se non fare? Mi fa entrare. Ma cosa succede? Faccio come Morgan. Che succede? Ma non si vede un cazzo. Ma non si vede nulla, non si vede il personaggio se giri la cam. E io si vedevo. Vede il terreno. Ma io invece vedevo la faccia brutta del mio personaggio, tutto serio, tutto convinto. Bravissimi. Allora, lei deve andare al centro, lo sa? Dov'è? La volevamo accogliere a braccia aperte, invece arriva. Olle, hoppela! Che scena brutta, voglio rivederla. Ormai. Aspetta, la voglio rivedere. Vabbè, intanto che si rivede. Io dove vado? Dritto? Dove devo andare, Join? Spiegamelo. Se non mi ricordo male, tipo qua. Ma mi ha fatto lo schiaffo! Oh! Ma non doveva! Se fa lo schiaffo... Non mi piace schiaffo. No. Ha quasi schiaffato anche me. Ah, ma lei è bravissima. È già arrivata. Mm-hmm. Sì, ma devi andare al centro, se no non facciamo sì, niente. Ma se vado al centro mi dai gli schiaffi in faccia. Ma subito si va al centro. La culla si schiaffarelli. Si va subito, appena culla schiaffarelli.
Culla Schiaffarelli. Ops, non stavo skippando il filmato. Excuse. Allora, non io sto faccio, ferma qua. Non premo, non coso finché... Vai, 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 rompilo, rompilo, ti prego! È al centro? Non lo so, sembro di sì. Sembro di sì. Io mi fido. Non ero al centro! No, un po' ero al centro, un po' ero al centro. Mamma mia, come t'accolli, però, culla del curva del caos. Ma non eri al centro! Ma lascia fare che io ci vado qua dopo. Io ero al centro, come fai a dire che non ero al centro? No, devi andare sotto di lui. Guarda, chi è? Ecco qua. Ah, ma lì sotto. Vabbè, ma è troppo facile così. A me piace il rischio. Il lì? No. Sono morto. Anche io. Ha paura del fuoco, la culla del caos? No, muore anche se la guardi male. Ok. Muori! Culla del caos. No, non gli fa danno. Join? Join? Mi hai fatto morire? Sei Join, menzogna. Muore anche se la guardi male? Però me l'ha data. Ah, no, no, il fuoco non... Buona. Però è morta. Andata. Ora però devo tornare a prendere 230.000 anime. Ma io... Dove? Sono a Pedania di nuovo. A chi lo dicono? Ma che gioco è? Ma fammi spawnare dove ho messo il simbolo, no? Questo gioco è un marrano. Allora, io però adesso che palle, devo ritornare lì per prendere le mie super anime e poi ritornare indietro. Ciao Fragola, buonasera, ma che potenza è quella? Benvenuta. Quella emoticon. Ma tu sei morto? Io tantissimo. Benvenuta. Ah, quindi non l'hai ucciso. Sì, sì, però me l'ha data buona, me l'ha data buona, spero. Okay. Sì, no, mi ha dato l'anima, quindi è andata. Ma mi ha mandato un messaggio Sabaku su Telegram, ragazzi. Che ti ha scritto? Che ti ha scritto? E che... Sei troppo forte. E quindi... A tu? Mi ha scritto un messaggio. Pikachu! Cosa? Oh. Ma ce la faccio a sbloccare lo shortcut? Sì, ora che arrivo io. Ok. Anzi, in verità io devo fare avanti e indietro ben due volte perché vorrei prendere le anime. Ma tu che fai qua? Ma tu, essendo morto, non hai sbloccato il falò. Ma il mostro mi ha... No, infatti me la sto qualcosa. Fa a Pedania pure io. Un pezzo di titanite rosso. Siamo gemelli di Pedania, quindi. Molto, molto inutile, però. No, cosa fa la titanite rossa? A parte fare... Le armi di fuoco. Solo di fuoco? Del Ma caos, voi siete forse. Già qui? No, ma ancora vivo. Siete già qui? Io no. Okay. Stavo allora per... vado a prendere il prendere. Vado a prendere il prendere. Ti prego, forza arcana, fai morire Ticchio così perde le anime. Ma credevo brutto... che stessi facendo rima, non chiedermi perché. Ma quindi mi aspettavo una rima da parte tua. No. Ma perché la prima volta ha funzionato? Sei un bastardo. Demone. Guarda, Soler, a tradimento. Ma fai schifo, Soler. Non dirglielo, però, poverissimo. Ma scusate, per prendere salvato. La larva devo ucciderlo. L'ho capito adesso. Ma quindi tu ce l'hai Soler adesso? No, non lo so, vediamo. No, in teoria, se ti si è buggato, non lo trovi e trovi la larva. Se la sua questa è andata avanti per qualche motivo, sì, lo devi uccidere. Ma Dio santo. Non capisco se c'è un tizio o se è un oggetto. Ma adesso come No, vabbè, no, io mi... Ma questi schifi qua che saltellano sono quelli delle anime che sono rarissimi? I Vagrant. Sono loro? Non posso vedere. I Vagrant sono delle palline che assomigliano a dei granchi, tipo. Cazzo, sembrano, sono finito. Ci assomigliano un po'. Ma sto camminando nell'abisso senza l'anello. Artorias larva è sfigato. Del sole. È diventato una larva del sole. Sì. Ho aperto una porta, ho sbagliato? No. Ma quindi, scusate, io come faccio per tornare lì adesso? Perché per sbaglio mi sono seduto al falò della larva. E come torno indietro?
a piedi, ma pesantemente a piedi. Per sbaglio ti sei seduto dove? So, al falò della culla del caos, mi sono seduto e quindi non posso più tornare indietro. Ciao Folle, buonasera. Ciao Folle. Devi andare al coso della figlia del caos e tornare. Mamma mia, ci vuole un botto. Voi siete sicuri di non riuscire a farlo senza di me? Che palle. No, no, no. Va bene, torno indietro, Kian. Sì, però che palle, cioè che accollo sto gioco. Ma mettimi uno shortcut, qualcosa. Ma non puoi, scusami, viaggiare dalla culla del caos. Non c'ha il teletrasporco. E poi, no, anche se ce l'avesse, non posso tornare su verso il Gardaland. Io però voglio prendere quella cosa lì dietro. Io adesso, per favore, adesso vi spostate. Morirò con il demone della titanite qua. No! Sono vivo. Sono morto, ragazzi. Io ero appena... Anch'io. Chi ti ha ucciso? Il demone. Ah, vabbè. Ho cercato di ucciderlo. Però avete fatto tutto quello che andava fatto. Sì. Ok, allora. Sì, l'ho sbloccato lo shortcut. A quest'ora ti è arrivato il... Ciao Andre, buonasera. Ciao Andre, benvenuto. Ciao Andre. Un buonasera a lei. E anche a te. Sai cosa mi ha ucciso, Fabri? Oh, benvenuto Folle, non avevo visto. Che cosa ti ha ucciso, giovane cucciolo di persona? Io volevo fare la quest di Soler. Soler deve morire. Scusami, la quest di Sigmeier. Altrettanto. Addio. E sono morto tantissimo. Oh, ma domani è sabato, che figo, non lavoro. Yeah. Un piccolo momento di gioia, così improvviso. È arrivato un flash nella mia testa che diceva: oh, cazzo, domani non lavori. In realtà devo fare... Ma per me questa settimana è passata tipo in 2 giorni. Sono sì, anche per me. No, non a me so tutti. Cosa sia successo. Li ma... ho sentiti tutti, io dal primo all'ultimo. Vabbè, ci che sta. Palle. Allora, io comunque nei periodi in cui non è estate, scandisco il tempo con le giornate del campionato. Siamo persone semplici. Quindi siamo quando c'è la pausa della nazionale, no. Tu c'hai tipo infinito, un... Esatto, c'hai un gap che non finisce mai. Sì, assolutamente. Siamo persone semplici. Ma che rumore che fanno questi cosi quando camminano. Dark Andre, le chiedo una cosa. Secondo lei esiste il rosa Schiaparelli? Ah, forse per quello che Google non aveva capito, perché l'ho detto con 2 P. Prova adesso. Ok. Ok, Google, cos'è il rosa Schiaparelli? In base al sito Wikipedia, il rosa Shocking è una gradazione molto intensa del magenta. È quello il rosa Schiaparelli. Però secondo me non è proprio Shocking, è un po' più tendente al rosso rispetto al rosa Shocking. Ma ve lo se... cioè, la cosa... il cosa? Che cosa? Cosa? Che senso? A quanto pare abbiamo scoperto, Andre, che si tratta di una tonalità di colore. No, non l'abbiamo scoperto. No, ce lo siamo inventati. Sì. No. Non lo so, è diverso. Ragazzi, ma c'è ancora Sigmeier sotto che sta lottando. Che ma faccio, uccidilo, ma lascialo starlo. Veramente è appena morto, credo. Oh, era ora. Io ho fatto un errore. Però loro voglio ucciderli. Ok, Google, qual è l'esadecimale del rosa Schiaparelli? Scusa, non ho capito. Va bene, scusa. Ma se non se non ti ha risposto alla domanda facile, come pretendi? Avevo paura che mi dicesse. Il rosa Shocking è una variante del rosa simile al magenta. Va bene, ma va bene. Ma mi ha ucciso di nuovo. Ma questo è un gioco orribile, ragazzi. Ma lascia stare, Sigmeier. Che tipo di malattia è il Schiaparelli? Date un Oscar a quest'uomo. Oddio, Oscar, vabbè, è lo morto. Lascio stare. Sì, lascio, sì, lascia stare, lascia stare. Della miseria, che devo fare? Un'altra puntata di Join Denabo TV. Thank you guys.
Ma cosa okay. fa QV? Io non me lo ricordo più. Fa partire la sigla, quella tan 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 tan. Che cosa stiamo facendo? Io devo mettere il simbolo e mi deve evocare Mekila. Sì, tocca a te. E tu sei Dandre? Ah no, parlavi con Dark Andre perché avevo paura. Io sono Dandre. Sì. Io sono a Majula allora. Siamo da PS4/PS5, sì, comunque siamo da PlayStation. Sì. PlayStation. Va bene, vi evoco. Dai, yeah. PlayStation. Come fa il la pubblicità. PlayStation. Sì. Sì, sì, lo so. Allora. Quindi il piano io dovrei andare al centro, ma subito? Allora, io non so questa cosa che va farneticando lui. Che è successo? Cioè di andare oltre, proprio sotto di lui, perché è un po' pericolosa. No, no, vai sotto di lui, fidati. E non ti colpisce mai? Fidati di me. Appena ti butti, vai dritto. Appena tocchi il terreno, vai verso di lui. Corri. Con lo scudo alzato. Okay. Ok. E poi quando si rompe il pavimento, lei non è che casca di sotto, rimane nel pezzettino. Rimane nel pezzettino. Quindi sopra. Ha il tempo di girarsi e mirare e scendere perfetta. Nel frattempo okay. che noi scendiamo la scala, lui quando lei è sotto, lui non attacca. O lei, la culla del caos, non so parlare. Ho messo il mio simbolo. Visto. Ok. Faceva molto ridere il mentre diciamo, ah, ma precisamente tu vai, lei sarà in grado di fare tutto questo? Ma lo devo fare io? Ma io non posso andare a rompere una palla e basta. Lo sapevo. Allora, posso solo andare a rompere una palla come ho fatto prima. Rompevo le palle io, era più facile. Perché cercando cose. Di metterti Firella. Vai, ora ti ascolto, dimmi. Che faccia poco devi, sveglia, io non riesco ad arrendermi a sta cosa. Che devi ascoltarmi e quindi giustamente vai, il tuo personaggio ti guardo e ti ascolto, dimmi. No, è rivolto, il tuo PG è rivolto verso di me con l'orecchio. Ma... io volevo così. Ma stavo guardando io. Devi, appena tocchi il terreno, sì. andare verso di lui con lo scudo alzato. Ok. E stare proprio... a ridosso dei suoi baffi enormi. Cosa sono quelle? Radici? Insomma, sotto di lui. Proprio sotto di lui. Si intende sotto di lui. Okay. Va bene. Oltre non puoi andare perché c'è lui, ok? Stai lì, che noi arriviamo. Ma aspetta. Sotto? Che cosa? Perché? Scusa, mi sono dimenticato di dirti una cosa. Dimmi. Sono qui. Devi stare sotto di lui. Ok, grazie. Ora è chiaro. È confuso anche il PG. Ho detto che non ha una faccia molto sul pezzo, il personaggio Fabrizio, che ha fatto lei. Era bellissima. Sì, tu devi andare nella fase dove? Di Fabrizio, prova. Devi andare di là. Ok. Mi mettere le dita nel naso un'altra volta te la morsico. Quella dita te la morsico. Senti l'italiano che fluff. Quindi io corro. Corri super dritta, vai. Corro dritta che si corre. Aiuto, però mi fa paura. Mettiti lo scudo. Scudo alzato, hai ragione. Scudati. Quei diti, te li moccico quei diti. Ma ora sto lo scudo alzato da che parte deve indicare verso il... Ah, esatto, no, è vero. Okay, ma voglio andare a destra, cambiati idea. Va bene. No, attenzione, di nuovo, voglio andare a sinistra. No, scherzo. Dai! Ma non so decidermi, Mamma mia. Sono indecisa. Oh, fammi scegliermi. Ma di nuovo c'ho ma la è ferma immobile. Ed è giusto così. Attacco, vado, 3, 2, 1, fatto. È impazzuta. È impazzeta. Premi start. Lo sto facendo. Non skippa. Ha skippato. Vai, tocca a te, veloce, prima che non ci... Schippa. Andiamo via, per favore, da sotto di lei, perché fa sì, la... perché fa il palo. Mi sono incastrato! Anch'io! No, sono uscito. Suscito una cacata.
Mamma mia, alle scuole elementari facevo sta battuta. Scusa. Oddio. Please don't morire. No, non è vero. E non sono arrivata in tempo al... Veramente? Sì. Adesso sono cutscene. Ma non sono arrivata in tempo alla... E mo so cutscene. No, ma mi ha teletrasportato qui. Ah, sono di nuovo. Ah, no, sono qua io. Sono qua. Ma perché voi io no? Beh, io è vero. Ha senso. Vabbè, tu adesso no. Però prima no. Siamo morti. Ok. Prima siamo morti, adesso è morta lei. Ma... abbiamo le voci da Chipmunk comunque. Ah, non mi sono accorto. Mannaggia, devo sistemare sta cosa dei timer però. Merda. Grazie, Nick. Maggie, ascoltami. Ma non ho fatto in tempo ad arrivare lì? Ma tu cosa hai fatto? Hai rollato per distruggere i cosi? E sì. Non ce la fai con la stamina? No, non sono arrivata. Cioè, ho fatto l'attacco che io non ero ancora pronta. Ma ti ha detto male. Ti ha detto male. Sì, perché di solito ce la sì. Si fa. Tu fai una cosa. E ha detto male proprio a te. Al posto di mettere lo scudo di Balder, metti lo scudo di... che rigenera la... E la maschera del figlio. No, tu c'hai la maschera della madre. Noi eravamo i figli, lei è la madre. Ti do la maschera del figlio, ce l'ho io. Ma non però se non ricordo male l'effetto si attiva una volta sola o con lo scudo o con la maschera non si stacca sì. Stacca sicuro? Sicuro c'è il sicuro che di... stacca? Forse c'è the maximum. Avete mai visto stacca bomba? Bella. Allora qualcuno in una mia live mi ha detto: beh, ma non serve metterle entrambe perché una esclude l'altra. Bene, grazie. Mente, maledetto. Quel qualcuno era Steve Jobs. Allora io do la maschera del figlio a Mackie. Metto il simbolo, quindi ti aspettiamo qui. Ti ho visto benissimo. Ho fatto un osso di ritorno. Veramente? Quasi. Ho cliccato, ma non ho fatto sì. Don't do this. Ma una carpa in patera. Cazzo di... Mamma mia, ragazzi, comunque questa zona è veramente... You're breathtaking. Se riusciamo, facciamo una zona opzionale, come abbiamo detto la volta scorsa. Sì, sì, tanto abbiamo fatto 2 ore. Secondo me un'altra mezz'oretta ci sta. Sì, sì. Tu che dici, signora Schiaparelli? Sì, la senti? Sono d'accordo. Te la senti o sei troppo stanga? No, sono carica. Ok. Ora dillo convinta. No, sono carica. Ma quindi d'ora in poi sarà signora Schiaparelli? Ma c'è tutto il culetto di fuori quando mi evochi. Che carino! È venerdì, non si può andare ad oltranza fino all'alba. No, io devo prendere una tesi domani. Io devo andare a dormire perché sono stanco e ho sonno. Io sono tornata all'università in questo momento. Che bello. Sono stanchissimo anche, mamma mia. Ma tu sei nudo, mi denudo anch'io, basta, non ce la faccio più a stare. Beh, io vado, ciao. Quando? Guarda, guarda mamma, sono una larva del sole anch'io. Che bello. Ma che siamo, quindi siamo gemelli. Dovevo fare qualcosa, mettermi un... Ah, sì, aspetta. Qual è lo scudo bello? Lo scudo ondulato che hai preso al giardino radice oscura dove c'è il cavaliere nero. Prendi questo che ti ho dato. No! Se l'è ciulato. Addio schiappe! Ma quanto spavento! Scudo cimiero di ondulato. Di Lazzaro? Chi è Lazzaro? No, aspetta, non andare! Non andare, guarda cosa sto facendo. Scudo cimiero ondulato. È pericoloso là fuori, prendi questo. La smetti di saltare in testa, Mario? Dov'è? Chi è? Vai lì, ti prego. Mettiti a ridosso della nebbia. Facciamo questa cosa fantastica. Mettiti lì. No, bravissimo. A ridosso. Mettiti a ridosso. Anzi, mettetevi a ridosso, vi prego. Create più spazio, per favore. Ma perché è diventata una coreografia? Bravissimo. No. Vicini. Dobbiamo vicini. Farlo volare.
Bravissimo! Mamma mia, mamma mia. Aspetta, aspetta. Niente, facciamo un ragazzino. Una thumbnail per qualcosa. Presidente. Presidente. Io vado. Guarda mamma, sono un Power Ranger. Facciamo una thumbnail per qualcosa. Sembrava Gesù. Vedo Dio. Vedo Dio, lo so, lo so. Stupendo, Andre. Io corro dritta sempre avanti. Però adesso è tutto rotto, quindi c'è poco da correre dritti, o sbaglio? Come funziona la culla del caos? Bisogna per forza correre dritti. È per quello che dicevo, è mosso cutscene, perché... So cutscene. No, adesso non ce la farò mai. Curati. Ragazzi, io sto inquadrando noi due Fabri mentre scendiamo. Quello che ti dicevo prima, fa schifo quell'inquadratura. È bellissimo. No, male che ci sia arrivato. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Allora, vogliamo fare così? Secondo me la cosa migliore è vero, però il tempismo è stato perfetto. No, adesso devo solo correre. Guarda, volendo, perché noi non possiamo salire finché tu non scendi. Non basta oltrepassare la nebbia. Mi sa di no. Perché altrimenti facevamo uno alla volta. Cioè, andavo io, così se muoio abbiamo altri due tentativi. Tanto è... No, vabbè. Mi rimetto l'altro scudo, secondo Ma me. Ma fai una cosa, Maki. Tu scendi e aspetta che noi arriviamo. Okay? Ma... E poi decidiamo il da farsi. Se riesci a non farti, cioè, in teoria stando attaccata al muro non ti dovrebbe prendere, credo. Sì. Vero. E allora magari fai così. A meno che non ti fa la fiamma della piromanza. E la tempesta del fuego. La tempesta. Ma la tempesta, se non sbaglio, non la fa. La tempesta, se non sbaglio, non la fa. 22/00/17/09/2021, okay. Join the game 2. Oggi è venerdì 17, ragazzi. Sì, lo so. Purtroppo lo so. Facciamo che ci evochi e vediamo. Sì, sì, evocaci, scendi e mettiti muro, che magari se possiamo ci sacrifichiamo noi. Va bene, ci provo. Tanto basta, io prima dicevo Lost ci deve andare, ma però... non è vero, basta che muoia, può morire sempre. Aspetta che ho fatto un errore. C'è proprio oggi il giorno giusto per... non lo so. Dai ragazzi, le basi, usate le cestus. Non ce ne abbiamo neanche le cestus. Qua non ci sono basi. Tu stai dando per scontato cose, Andre, che sono folli per noi. Ha ragione, ragazzi. Non gli dare ragione. No, ha ragione. Non gli dare ragione. Ma abbiamo il cestus? Io non ce l'ho. Io neanche. Non è vero, sto scherzando, non me lo metto. Non ce l'hai. Perché cosa fa il cestus? Però ho questo, Fabrizio. Guarda, un no. Dente di drago. Hai visto? Ma come pagate per questo? Scusa. Ma scusami, Skadush. Ah, è vero, noi abbiamo i pugni nelle mani. Possiamo fare i pugni. Ma perché i pugni? Ma per fare cosa? Usare? Per uccidere la culla. Ma perché? Ma chi se ne frega? Ma perché le basi? Perché no? Perché non perché fa? Ma sembrava una cosa importante. Ma non ce la facciamo normalmente. Orco. Join the odontoiatra TV. Odontoiatra. Ma forse perché l'ammazzi, lo prendi a pugni e gli togli i denti. Non so. È un fisico della madonna, con un pugno lo one shottiamo. I pugni. Però attenzione, noi potremmo... Ma si può uccidere con pugnetti nei reni? Magari, non no. Nei reni mi sa questa bestia. Sei sicuro? Pugnetti nei reni? Se il pugno nei reni danneggia, si può fare. Run solo pugnetto. Allora, siamo felici di informarvi che in New Game Plus lo faremo livellando, però solo con il pugnetto nei reni. Sì. Ci state? Sì. Assolutamente. Beh, più che One Punch Man metti One Million Punch Man, che sono tantissimo. No, i pugnetti nei reni sono la vita. Sono la vita, sì. Ma però io non vedo un simbolo. Io l'ho messo. Non riesco a dirlo. Ah. Risalve. E mamma, mi fai fare quel giochino del volo dell'angelo, per appena No, però se ti metti evoco tipo qui... quell'altro, sì. No, ti metti qua, io vado all'angolo. Tipo qui, così. Dove è andato?
Dov'è? È a Spen. Ok. Ci dov'è che devo mettermi? Cos'è? Aspetta. No, non mi fa vedere che emoticon è questa. Credo sia vomito, ma... No, non ne sono vomito. Sicuro. Ti metti qui all'angolo, per favore. Grazie. Guarda, mamma, sono un ancelo. Che wow. Cazzo di scena brutta. Io vado, ciao. Cioè, mi raccomando, si ma fermi. Provo... Scusami, se io mi fermo qua... No, non no, ci fa entrare. Non potete proprio. Vai giù. Corri più veloce. E poi ti metti attaccata al muro. E Gwyn Diesel va a farsi uccidere. Per primo. Perché? Boh, mi sembrava una buona idea. Così non muoio io. Io non li ho, Andre, non posso farlo. Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Ti avevo chiamato prima perché hai detto la stessa cosa che aveva scritto Andre. E non era cioè, proprio identica. Subito l'attacco con le fiamme, ragazzi. Io... ho paura. Non sei morta. Ah, non no. Sono morta, okay, okay, ma okay. Ho paura della vita. Vai, Gwyn Diesel. Ci sono, I am in. Allora mi sa che sono morta. No. Ma solo a te ha preso. Sai che io ti sono saltato in testa. Non mi ha preso, ero lì. E tu con il tuo sì, corpo mi hai salvato. Sì, lo so. È stato utile, vero? Che palle, non ho più 20 anime, umanità. Cosa cazzo è successo? No. Non lo so. La culla del caos, bello. Che bello, raga! Che bella la culla. Ah, scusami, Scaduce, se ho dubitato di te, allora. Sei proprio forte. Insomma, com'è il Dai. Tempo da voi? Oggi a Roma ha fatto pioggissima. Caldo. Ma va. E però mi c'è caldissimo. Caldo. Qua fa molto caldo, caldo che porca miseria anche a proposito faccio. Nessuno ci ha detto bevi voglio l'autunno anch'io bevo ammazza quando hai bevuto ragazzi sapete come si chiama quest'acqua crocifiggilo. Attenzione, crocifiggilo spoiler. Disse loro Pilato prendetelo voi e crocifiggilo stai coincidenze? Non credo, ragazzi. Non credo siano coincidenze. Fabrizio. Hai visto come mi ha sbullonato quel mostro? Mostro! Mostrati! Ma per favore. Maledetta. Radice. Com'era quella faccenda? Dai, facciamo una mezz'oretta in più, facciamo un'area opzionale. Is that sì, sì. The area opzionale? È forse yes. Questa l'area wow. Opzionale. Sì. Ok, io intanto sono morto così, giusto per farvelo sapere, quindi arrivo. E voi direte, ma beh, come ma sei io morto? Vado... Cioè, ma tanto posso andare da sola? In che senso? Che... Cioè, se io devo andare semplicemente dritta. Mm-hmm. Posso farlo da sola o no? Ah beh, sì, volendo sì. Non so, oh, ma voi riuscite la cosa... a curarmi la tizia? La distraete? No, non credo. No, la cosa che dicevamo no, noi era di andare noi per te, in modo che se tante volte se facesse qualcosa... Ma se fa quell'attacco lì è difficile, no, non puoi deviarlo, non puoi... Fai una cosa, anziché stare proprio a ridosso del muro, appena scendi, tipo... Prova a camminare nella stanza, ci sta che ti fa altri attacchi, tipo se provi ad avvicinarti si triggera l'attacco della spazzata della mano. Sì, però mi fa male anche quello. Sì, ma tu quando vedi che, no. Che sta per non fare lo farò, non lo farò. Torni indietro e non ti becca, glielo solo triggeri, capito? Facile a dirsi. Dai, ce la facciamo, ce la famo. Ma sì, ma basta, cioè secondo me ce la faccio semplicemente correndo, ci metto un attimo ma lo faccio. La allora, cosa bella di evocare anche noi è così ti vediamo morire, cioè ti vediamo farcela. È tutto fantastico. Io vi evoco, non è un problema. Dov'è Fabrizio? Stavo già qui. Rimani lì. A due mani.
Non si può in questo gioco, solo in Dark Souls 2 si può. Ma io mi diverto troppo a fare questa cosa, ragazzi. Perché? Che cosa? Anche di qua. Vai, 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 vai. Sì, ma dove Fabrizio sono io? In ogni caso ha messo... Oddio! Ma dove sono penetrati? Aspetta, ma hai messo il simbolo, Fabrizio. Ma sì, cosa da fare? Sì. Ma non voglio morire da Arcandere dai tizi che ti sputano fuoco. Già, vai, vai, sono morto all'angolo prima, quindi... Ho già dato. Sono stato convocato! Sì! Si vola a Berlino! Beppe! Comunque fa veramente caldo. Si vola a Berlino, Beppe! Ma sei in Fat Roll! Per ma ci sarai! Non ah no, scusa. E mi tolgo qualcosa? Levati... Levati tipo, tutto! Se mi diventi... Gambali... andiamo ignudi, va? Tanto è sono? One hit KO. Non lo so, Fabio. No, Fat no, però... Tanto ti one shotta me... comunque, quindi vai nudo e basta. E poi noi nasciamo nudi, ricordati che siamo nudi, quindi... Nudi. Ok, va bene. Nemo. Se uno di voi tre muore prima di 10 secondi, mi sa, poi nessuno morirà. Mi dispiace. Join the Body Shamer TV, ma quanto sei idiota. Ciao, Gwyn. Ciao. Come stai? Come stai? Tutto bene, io facciamo... Bene. Prima entrate, ma sì, vabbè, no, no, voi non avete idea, ha fatto l'attacco del fuoco mentre io stavo scendendo. Ma sei già morta? No, non sei morta? No, non sono morta. Però... allora facile, dai, si fa, si fa, si fa facile. Guarda, mamma, siamo amici. Arrivano! Ma tu sei più veloce di me, perché? Perché sono bello! L'evocatore è morto! Please. Ma Cristo. Questa volta però perché sono caduta giù, perché stavo per arrivarci, ma non... Ah, ok, ok. Cioè, ho capito come si fa, però devo beccare il salto che giusto. Che bella la culla del caos, ragazzi. Mamma mia. Che bella. Ci riusciamo, ci riusciamo, ci riusciamo. Sì, 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 è fatta. Non abbiate timore e paura. Le mie gambe vanno a fuoco. Non avevi l'anello addosso. Oddio. Non ha le mani sul joypad. Perché mi ha fatto così ridere? Non le mie gambe le vanno a fuoco. Dio santissimo. Ma non ho visto cosa è successo. Ma c'ho le gambe tutte storte. Ma chi? Perché io non ho i pantaloni, no? E sì. Quando... Oddio, quando sali sulla radice... Ah, c'ha la caviglia gambe... che sembra... No, ma brutti sembrano... Mamma mia! Che si sbriciola il malleolo, veramente. Che brutto! Quando volete fare una pausa, ditemelo che lancio il camion dell'immondizio. Ah, una pausa a te, scusa, me l'ho perso un pezzetto. Un pezzettino. Cosa? Cos'è successo? Siete lì voi? Avete messo il symbol house? Ma sì, ci prende in sto giro? Sto cercando di bagarmi. No. Siete lì? Giodano. Sei? E arrivo, scusate, non è colpa mia. No, va bene, va bene. Ma... No. Io volevo dirlo prima. Possiamo farlo prima da me, così poi voi fate la parte più difficile? Ma è, non è vero, è uguale. Sì, infatti no. Bastava non morire, guarda. Basta. Ho capito, ma non è stata colpa mia. No, lo so, noi siamo stati fortunati, non è stata skill. Sì, ragazzi, la culla del caos non merita nessun tipo di di compassione. Che succede? Opzione per invertire i piedi o sbaglio? I don't know. Infatti, un silenzio mi sembrava. No, io stavo ridendo perché Scado ci fa l'accattone. Mi sembrava un po' troppo facile. Cioè, non stavo vivendo le vibes da culla del caos. Perché l'abbiamo fatta facilmente. Dicevo, ma manca qualcosa. Mancava questo. Mancava la sofferenza, la passione. La devo caricare emotivamente. Vada. Lei è meglio della culla del caos.
o migliore o più meglio assai. Quindi non si faccia intimorire da quelle da quelle fiamme, da quel turbinio che parte dal terreno, ok? Non si faccia scottare i piedi. Esatto, mi tiri un cazzotto anche in testa se vuole, non ci sono problemi. Lei Loredana, niente, andiamo. Ma perché non ho più lo scudo? In che senso? Mi saluti, ti prego, non ho mai avuto un saluto da te, anzi da voi tre. Salutatemi, basta saltare. Ciao Andre. Ciao Andre. Ciao Dark Andrew. Andre. Ah, sei bravissimo anch'io. Vai. Ascendi. Ascendi. Ma vai. Che sei tipo romano? Ascendi. Dai un po', dai un po'. Allora, non ci sta facendo entrare nella nebbia. Le cose sono due. O è morta. O è morta. No, no. Ma che è morta. Guarda, mamma. Sono talmente veloce. Io non sto neanche guardando il gioco, sto guardando te, Ilaria, in questo momento. Una figura olografica dietro le mie spalle. Vaffanculo, okay. No, no, però... Andiamo, no. Fabrizio! No! Io sono saltata giù, sono riuscita a salire, stavo andando e il fuoco è fuoco. Ma ti abbiamo detto, aspettaci! Ma no, ma prima vi ho aspettato, ma se c'è il fuoco... Non cambia niente. No, il punto è che tu hai capito cosa devi fare. Devi ti devi muovere un po'. Avanti. Esatto. Ti devi muovere in modo tale che lui non fa la fiamma. Non fa la tempesta lì in quel punto. Esatto. Oppure usa quelle cose che conficca nel terreno, però vanno in una direzione. Esatto. Quindi sono facili da schivare. Capito? Bene. Prova così. Ma anche così è fattibile, è solo che mi fa male il fuoco. Ma cioè, c'è molto no, RNG purtroppo, è molto a caso. Ma tra l'altro, quando ho fatto quell'attacco, io ero nell'unico punto in cui non c'era fuoco per terra, però poi mi è spawnato addosso. Mi faccio una seduta, magari si calma. Parla al call boss. Passaci del tempo. Imparate a conoscermi. Sì, gli faccio una seduta psicologica se vuole al boss. Oddio però. Oddio santo, ragazzi. Deve capire che non può fare così. Join the expert TV. Mamma mia, Scatush, ti devo tirare tanti di quegli schiaffi appena ti vedo. Non è vero. Vero, sto scherzando. Oh, folle, grazie. Sei un cuoricino. Che dolcino. Folle, ti amo, anche io ti amo. Grazie, anche folle. Anche oggi ha raccattato una sub. Mamma mia. È come te spagni. Maledetto. Credo sia proprio un mestiere. Cioè, Scadusci è abbonato sul mio canale da più tempo di me, cioè, capisci? Comunque io ho tolto il gioco, l'ho messo piccolino... E ho messo soltanto voi grandi. Infatti, quindi ho visto. Lo ho show visto. Siete voi. Vai, Mechila. Vai. The show uccidi il boss. On. Scusa, perché sei ferma con le mani? Ah, devo mettere il simbolo. Vai, Mechila. Perché io con le mani? Stavo giusto aspettando. Scusa. Ho fatto dell'errore. Sei sotto di me, tu. Devo guardare. Ah, giustamente, io non ho più male. La maschera. Perché non hai più la maschera? Ah, ce l'ho io. Io sono Havel. La roccia. Non lo so, Fabio. Sì, perché ho messo l'elmo di Havel. Che sembra tantissimo una sorta di ferro da stiro. Ma tantissimo, però... è il ferro da stiro. È un ferro da stiro, ragazzi. Quelli antichi, quelli vecchi, con certo, i fori sì. Per mettere il carbone dentro. Che ne sai tu? Che ne sai tu? Che ne sai tu? Maledetto che ne Scadush. Sai tu di un campo di grano? Tu no. Dai. Sei ancora una larva del sole. Pronto. Vai. Siamo pronti. Pronti. Siamo pronti. Pronto? È la cosa nebbia. Quella è un'altra cosa. Che ti fa nebbia dall'ombra dei. No, che ti fan. La devi smettere di saltare. Dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri. papaveri rossi. Join the chi ti conosce TV. Andiamo. Ci buttiamo proprio insieme all'unisono.
Grazie per avermi aspettato. Schiappa. Ma prendi. No. Ma non ha le mani sul joypad, Fabrizio. Tra un po' non ha più le mani, secondo me. Le mangio le mani. Tippio, dopo mi fai un favorino? Non ho voglia di provarlo io lanciando il gioco. Certo, ti faccio tantissimi favorini di ogni tipo. Wink, wink. E dopo paurina e anche favorino è entrato nelle nostre case, ragazzi. Sì. Quali sono le terminologie ilariose? Paurina. Mammeina. Mammina. Mannaggina. Mannaggina e non ce esageriamo. N'è un'altra. Ho le gambe le gambe mi vanno a fuoco. Il ponticino, cosa ha detto ieri? No, non l'ho detto io, quello ora tipo favorino mica l'ho detto io. Se volete giusto. Io ho un mio vocabolario scritto. Take you troppo sì? Fregno, bagno di sudore, bagno di però sudore, faccina parole, imbarazzata, frasi, faccina imbarazzata, ripeperonis. Ah. Tipo metti la frega in bottiglia. E ancora non hai pubblicato nulla? Ci sto pensando. Okay. Sto pensando di fare dei quadretti con queste mie frasi da far appendere alle logopediste negli studi. Ok. No, oh, dovresti fare tipo un filmato che mandano in loop. Sarebbe bellissimo. Esatto. Comunque, guardate che bello questo effetto che sto facendo io con lo scudo di Havel, cioè in questo momento voi dite ok c'è un cavaliere dietro ad uno scudo, ma se mi giro le chiappe di fuori è bello. È molto bellissimo. Bello grazie sì. Non ho messo il segno, lo so, si diverte veramente con pochissimo cavaliere. Ma il segno sì. Compare subito poi. Velocissimo, madonna. Ciao Folle, grazie mille per il regalino e per la compagnia. Guardalo che cucciolo che spamma. Per me tutte le è sempre più canali, importante. Bellissima. Ciao Folle, te se vuole benissimo. Benissimo. Non e bene, ti mostro le benissimo. Chiappette, guarda qui. Scusa. Guarda. No, ma mi evocate. Abbiamo dei martelli compenetrati nelle nostre carni. Let's go! Ma i pugnetti. Ti do un portone. Guarda, take mamma, sono un ancelo. Ticchio Swag dice, ok. Sai che Nick fa le prove con i punti canali. Lo sapevo anch'io che dicesse effettivamente. Cioè, quindi. No, non lo farò. Ciao, Gwyn. Che ansia. Salve, lei è un ce portone, la fa lo più. Sì. Entrate. Ti è accorto di prego. Essere un portone? Non mi fa entrarmi, eccomi. Vabbè, però. Ha di nuovo le mani fuori dal joypad. Sai che sto cominciando a pensare? Perché ma l'altra volta... Da sola, vi prego. L'altra ma... volta... Non è che, tipo, noi non arriviamo nemmeno. Io ero ma non è quello scivolo. Il punto è che se io sto lì a cingischiare, non ce la faccio. Se corro, prima ce l'ho fatta, è solo che poi è stato stronzo. L'altra volta avevo detto, prima della live da te, ho detto, beh, facciamo fare Petite Londo da lei, così è divertente vedere, visto che è difficile. Sono giunto alla conclusione che dovremmo fare tutto da te, tutto, ogni live, perché ci stiamo perdendo i momenti in cui muori, secondo me sono molto epici. Molto belli. Epici. Posso condividere lo schermo? Lo so, non dare vero. Testate perché sei esaurito. No, non sono esaurito, è solo il mio PG fare. Che ogni tanto vive di vita propria e si muove. Tutto qua. Ah, non ho messo mamma il simbolo, mia. Che palle. Guardando la tua live, ti viene il vomito, veramente. E ecco, sono felice. La testa che fa così, guarda tipo che del tuo PG. Bello che è. Mamma mia. Loredana, tra l'altro. Tutto Loredana. Questo. Ciao, sono Loredana. Ma quanto è bello, prima. Grazie Dark Andre, anche tu sei bello. Oh mamma. Dark... Le dico una cosa, è palesemente Ludwig. Sì, sì, sì. Di Bloodborne. È un cavallo. Guarda, osserva bene le fattezze di quest'uomo.
è un cavallo. E niente, ragazzi, io direi proprio di avviare uno splash. Mazza come hai fatto bene, bravo. C'è un problema, c'è un errore. C'è il gabibbo che mi sta ballando in testa e non dietro alla webcam come dovrebbe essere. È verissimo. Sbagliato, ho messo... Vabbè, sti cazzo. Vuol dire, ma se dice sono maschio, che mi dispiace. Ah, ho detto solo che sei bello, mica è che mette voglio fa. Chi è morto? Chi è morto? La culla del caos. E noi dove eravamo? Veramente? Sì, perché ragazzi, non ce la facevo. Dovevo correre dritta e basta. È andata? Mamma mia. Andata. Secondo me non è vero. È andata veramente? Non so che... No, non serve, stai fermo. Attenzione, la dimostrazione. Bravissima. Ecco, era rotto tutto. Ma è una ring light quella, bellissima. Sì, è rottissima. Sta su con lo scotch. Anche? Bravissima, che bel momento, ragazzi. È stato un bel momento. E io faccio lo scivolo lo stesso. Marco è entrata nella, nella nebbia. Bravissima, bravissimi tutti. Quindi è andata? Oh, sì. Mamma mia. Sono veramente orgoglione. Io sono non veramente... siete accorti? Non sentivo orgoglione. Il... No, non ci ho fatto caso. Allora, non adesso... Non il TikTok. Dove vado? Aspetta. Intanto nel dubbio puoi tornare a Firelink Shrine, così, a buffo. Come faccio? Ti siedi e fai teletrasporcati dal falò. Prima cioè, tu ha detto che non fate teletrasporto. No, non fate perché quando abbiamo finito sì, però. Perché se esci e ritorni non c'è questo teletrasporto dove, da dove siamo partiti, c'è quello della figlia del caos che è a 100.000 km. Ticche tocche. Allora, abbiamo battuto il centipede, fare il salto, martellate, evolve potenza la mano, bla bla bla. Ah, ecco cosa dobbiamo fare, figli dei fiori. Importantissimo, prima che ci scordiamo, andiamo a farlo subito tutti quanti. Andiamo a prendere... Ad uccidere! A prendere la bufera del fuoco da Aquilana. O da Aquila, o da come cazzarola si chiama. Quindi a teletrasporta... Prenderla. Io non uccido NPC. No, ma lei te la dà quando le parli, come io certe ragazze. Io sono una persona... buona. Ma come facciamo a parlarci? Con la X. Ma non parla? Ma no, lei, quell'altra, la maga Magoli, come si chiama? Scusi, colpa mia, colpa mia! Con la X. So che mi sembra una domanda un po' buffa. Oddio, che bello, che bello. Quindi ci andiamo a parlarci. Perché togli lo scudo ma metti il martello. Esatto, mi sono accorto dopo che andavo in giro nudo, bellino. Io metto l'anello per camminare nella zanga. Mi fa troppo ridere la zanga. Qual è l'anello per camminare in quella cosa? Quello marroncino. Quello marroncino. Si chiama proprio l'anello marroncino. No, è di ferro arrugginito. Che tu hai preso sicuramente. Ok. Dovresti averne più di uno, bravissimo. Sapete, arrugginito da noi si dice in dialetto. Arruzzato. Arruzzato, bravo. Arruzzato. Fratello mio, io ho il sangue di Rosarno che scorre in me, anche se parlo come un alpino, però... Io non so come si dica da noi. Poi io, quando tu dici da noi, o lui dice da noi, mi sento chiamato in causa comunque. Parenti calabresi, ma ho vissuto 20 anni a Verona, quindi. Sciò nice. Tutto. Sciò tutto. Allora, ho ucciso tua sorella. Ma qualcuno non l'aveva uccisa la signorina da cui dobbiamo Ciao andare. Skadush, buonanotte allora. Ciao Squawkush. Di dove siete? Allora, io sono Giorgia. Sono una mamma. No, scusate. Sono una donna. Ah, sono una donna, è vero. Io sono nato a Roma, vivo a Roma, ma parlo come un veneto perché ho vissuto a Verona per 20 anni e la mia famiglia è del tutto calabrese. Quindi, piccolo riassunto. E io sono calabrese, se non si fosse notato. Lo so, ragazzi, che... È sei bravo però a mascherarlo, capire. Devo dire. Sei molto bravo. Molto difficile da capire. Vivo in un paesino della provincia di Cosenza.
e basta. I miei genitori sono calabresi, non sono veneti, pensate. Sarebbe stato bello, però. Sarebbe stato bello, sì, sarebbe stato singolare, ecco. Perché di solito è il contrario. Allora, dove dobbiamo andare, Fabri? Non so, io sto facendo un attimo una cosa. Maggie, ho preso la bufera del fuoco. Io sono dalla signorina da cui dobbiamo comprare cose. Sì, vabbè, ciao Core. No. Di dove sei? Io sono della Grande Palude e vengo da lì. Io sono di Verona, ma vivo a Parma. Io sono di Ulasil, ma i miei genitori sono di Verona, provincia di Pordenone, Ulasil. Comunque io sto per uccidere la waifu. Chi è la waifu? Chi era? Anch'io sono lei. Nel buio. No, non è waifu lei. È già morta. Bufera di fuoco. Yes, indeed, è fondamentale quella, mi raccomando, prendetela e torniamo via. Ma dove dobbiamo andare adesso? Allora, parliamone. Codice fiscale te lo posso però fare, lo so. Dimmelo a bassa voce. Ok, MG. Non tu! Allora, tra l'altro io ci tengo a mostrare il file Excel, non ho fatto una scena per l'Excel perché sono pigro e non mi va. Però le parti bianche sono... Indovinate, le parti bianche sono ancora da fare e le parti nere le abbiamo fatte. Direi che siamo a metà, diciamo. Ah, non il contrario. C'ho questo vizio. Non usi tipo... non vado non indietro nel tempo. Sarebbe stato bellissimo, ma purtroppo non sono esatto. Capace. Cioè, non sono capace. Allora, dicevo, guardando questa gag, ci mancano... come boss minori... Gwyn, no, ci mancherebbe Priscilla, però è lunga da fare adesso. Gwyndolin, nah. L'unico è il drago scemo, il drago famelico. Il drago Shenron. Che potremmo, no, questo non era per voi, ma era per la webcam, che ogni tanto si sminchietta. Sarebbe figo fare il drago famelico. Va, sentite? Ma sì, dai, è un'area iniziale, andiamo lì, bruciamo, facciamo. Sì, io mi perdo un po' in quella zona. No, ma è facilissimo, guarda, non ti puoi sbagliare, perché se ti butti subito c'è la mega discesa e sei arrivata. Si va da Fallen Shrine? Si va dal comune dei... no, non dal comune. No, da Fallen Shrine. Da Fallen Shrine, sì, conviene, sì. Verso la vecchia, dietro le sbarre. Esatto, quindi esatto, si va esatto. Come per andare... all'inizio, diciamo. Da. Ma io vado, sì, vado così, perché sono nudo, ma che te frega. Mi piace. Ma di mortacci tua. Devo riparare. Mi piace questo, mi fa da vestitino, la parte sopra della veste orlata, mi piace. Bene, sono contento che tu abbia trovato sì. Un outfit. Io per il momento sono una scodella. Ah, devo ritornare umano. Human Don't Emit Light. Che bello Dark Souls 2, mamma mia. Non è vero. No, è carino. Fa schifo. Sto comprando 99 di tutto. Io ho 1200 anime per quel pezzo di merda del demone di merda. Io ne avevo 200.000 e adesso ma devo ne ho... comprare qualcosa, no? No. Oddio. No. Però tra un pochino dovremmo cominciare a comprare le frecce se vogliamo fare qualche gag da Manus. Allora le compro. Ma lui non si avvelena, vero? Non me lo ricordo, non l'ho mai battuto così. Ila? Sì. Si avvelena Manus? Sì. Io sono dalla tizia delle magie. Manus è debole al veleno? Si rifiuta di rispondere. Ok Google, Manus è debole al veleno? Scusa, non credo di aver capito. Vabbè, mi hanno ucciso i torciomani. Comunque sia, Manus è debole al veleno. Era rimasta solo questa, ragazzi. Ma vi immaginate che adesso sale veramente? È stato bellissimo.
se sale mia mamma, che vi c'è? Giuro che la inquadro. Non fare basta. Cose. Ma che frecce compriamo? Ma quelle che vuoi, io ne ho comprate 10 perché avevo finito i soldi. Beh, io ormai sto andando giù. Oh, che bravo. Oh, che bravi tutti. Comunque sia, quanta enfasi. Comunque sia, per arrivare dove dobbiamo andare, sì, dovresti. Sì, ma che facciamo con le frecce? Non possiamo impugnare. Ma comprane quante ne vuoi. Tanto gli archi, non possiamo impugnare gli ma archi. Ma sì, ma non ti preoccupare. Sì, in verità, sì, sì, puoi. Ho visto nel video di YMFA che si può fare. Non so come, ma lui lo ha fatto, quindi si può fare. E quale arco? Non lo so, ma non lo so, non mi fare domande. Devi buco? Buttarti dietro. Vero. Al macellaio. Esatto, esatto. Perfetto, sì. Basta. Fimo? Scusatemi. Sono pazzo o cosa? È vero! Nick, non bravissimo! Si non si può cosa? Ma si può usare, magari gli fai pochissimo danno, però si può fare, che ne so. Ah, questo ok. Ma è io vero? Butto giù e... Quando rotoli con la larva del sole, la luce non rotola con te, ma sta in alto. Questo a livello di lore, cosa vuol dire? Che è progettato con i calzini questo gioco. Ok. Che bella lore. Cane! Ah, ma quando ragazzi. Ti butti sei dal sorcio. Sì. Lol. Vabbè, uccidiamo il sorcio. Che ci vuole? Ma quindi YM... Ah, forse sai che fa. Mm-hmm. Usa lui le cose, come si chiamano? Le frecce gag. Ma no, ma... Vabbè, cioè, Amen, poi schifo, ci penseremo a tempo debito. Ila, quando hai ucciso il topo, ti butti dalla discesa e stai tutto a sinistra. Ok. E da lì arrivi in un battibaleno ad aprire lo shortcut. E vai anche al falò. Rimani tutta a sinistra, premendo anche verso sinistra, sennò cadi di sotto, mi raccomando. Sì. E una volta scesa, vai a destra, sali le scale. Ma perché siete andati... Attiviamo il falò. Avete usato lo shortcut per prendere lo scudo... Del ragno, sì. Del ragno. Quello che dicevamo, il sorcio. Poi ti butti subito a destra, sali le scale e arrivi al falò. Yes. Ed è andata, facilissimo. Se il non morto... Non morta. Se nomi non morta, il non morto. Bastardo. Ok. Fatto. Ah, ma c'è un piccolo problema. Il Dimmelo. Tizio che ci cecchina da sopra. Ma sì, ma non è un problema. Siamo in tre, quindi non è un problema. Quindi adesso dove ci evochiamo? Dove si trova Soler di solito? Poco prima della boss fight. Così, tanto arrivare lì è velocissimo. Così, una volta fatta una, la facciamo subito dagli altri. Ok, babbano. Babbana. Va bene. Con le dita potremmo evocare Soler se non fosse morto. Da me non è morto. Come sei bravo tu. Muorilo. Che fastidio. Per favore, muorilo. No, non lo muoio. È vero, potevamo evocare pure Solaire. Ma devo riscendere giù, giusto? Perché se vado dritta di qua, sì. Devi scendere... Quando? Devo tornare dove c'era dal falò poi. Devi di nuovo scendere giù dove sei arrivata con la discesa e c'è un'altra porticina. Con i topi piccoli, che carini. Sono i miei preferiti. Sì. Cazzo, ma è il muschio viola. Il muschio di Twitch. Ma basta. Come sei simpa. Come sei simpi. Ma topino... Topeino. Cioè, questo problema con le vocali mi fa molto dire topeino. Dai, guarda, sono posto solo con quello. Problema. Non lo so. Siete umani, vero? Siamo umani. Siamo umani. Vado un attimo a fare una cosa. No, sono umano. Sono umano. Ma vedo le ombre dei topi. Figli di vostra madre, guarda, topi. Oh no, fate altre due live con Mac ferma i topi. Oh, che bello. Ho messo il simbolo qua. E dove? Fate schifo, bastardi. Dove sarebbe qua? Qua, fidati, qua.
Ma io stai zitto. Non mi droppa il tridente sto figlio. Ma perché lo hai ucciso? Ma vieni giù. Ma vedi che posso evocarlo sole... Ci sono, sono già giù. Non dovrebbe essere già. Ah, non l'hai ucciso nel senso... Non ho capito. Ma dove stai? Accanto a Solaire. Ah, ma avete già messo i vostri simboli. Sì, sì, siamo velocissimi. Allora, lo metto anch'io e ci evoca Joy. Mettetelo, mettetelo che sto arrivando e vi evoco io. Va bene. Oh no, deve evocare Fabrizio. Oh no, no, Fabri. Va bene, sì, sì. Tieni la ragione. Ora la domanda la faccio io. Tieni la ragione. Dove hai messo il simbolo? E non rispondere qua. Però rispondi. Qui. Io dove l'ho messo? Tu? Guarda, è praticamente vicino a quello di Lothric. Però, anziché metterlo in direzione della porta della boss fight. Quanto complicato, per l'amor del cielo, dove l'hai messo? Dillo in italiano, però. L'ho messo come se fosse rivolto verso... Cos'è? La porta della città infame. Quindi devi calcolare il parallelo della porta e praticamente... Ah, un'altra cosa, non è al primo piano, ma è al piano terreno. Quindi è... Niente, qua. Lo sto mettendo adesso. L'ho messo, è praticamente davanti alla nebbia. Ma che bravi, bravissimi. Che è successo? Abbiamo giocato a sasso, carta, forbice, entrambi abbiamo fatto dito. Ah, ok, ho visto adesso. Ma con una precisione che fa paura. Michila, quanto fuori fuoco però? Dove sei finita? A nebbia così all'improvviso. La mano, ok. Mano. No, va bene così. Vedo, non vedo, ok, vedo. Ah, ok, adesso sì. La scritta sotto però. Oh no, è arrivato Corvo, mi ha beccato. Che ha fatto? Che hai fatto? Ha detto giusto, la scritta sotto per io. Però era ancora... Era ancora la culla del caos. Noi mi chiamo Michila adesso, giustamente, vero? Non me ne sono mai andato, bro. Non me ne sono mai andato, bro. Lo so, però sei arrivato con il tuo piglio. Ma dove... Ma sì, vabbè, quanto l'hai messo? L'ho messo. Stavolta, la prossima volta mettilo dentro la boss fight. Volevo. Ma gli tagliamo la coda? Assolutamente. Yes. Tanto possiamo... No, che paura, pensavo fosse un altro effetto che non martello, sapevo. Martello. Io vado di fuoco. Sì, però no, no, il martello è meglio, perché lui essendo drago, tu mi insegni che è debole alla... Fuoca. Pasta asciutta. La pasta asciutta, non lo so, non mi convince. Devi fare come abbiamo fatto la volta scorsa, Fabri, una storia con la gag di Google e Alexa. Oh, Jas, ciao, bellezza. Buonasera. È debole alla carbonara. Alla carbonara. Quanto è buona la carbonara. È buona, mamma mia, ragazzi. Lo mangerei tutti i giorni. Scusa, cosa è successo? Buonasera a lei, Jas. Insomma, rivediamolo perché mi è comparsa l'acqua nel mondo dopo 2 ore. Voglio vedere se è vero o se non sono immaginato io. No, è vero. Vabbè, scusi. Oh, Elden Ring. Mammina. No, ma dateci c'è il mago. Certo che c'è il mago. Ma chi è il mago? Guarda, adesso eccolo, è lui il mago. No. Fai l'attacco, fai l'attacco. Ma perché? No, 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 no. Quanto è sbronzo questo mago. Quanto è sbronzo. Ma ce l'ha con me, raga. Vieni, bestia. Faccia ti uccideremo, bestia. Ti scuoppo.
Ma perché? Ma perché si è rotto? Ma... No, Firella, no! Come ho fatto a fare le pezze? Ma basta! Basta questa spazzata di merda! Il problema è che si è un po' incassato in questo punto fastidioso. Eh sì, si è un tipo rotto. Cioè non ha mai fatto l'attacco con la faccia. No, no, infatti. Questo drago è un drago. Ero lì sotto e non riuscivo a uscire. Mackie best tank. Bravissimi. Che tankata. Dovresti vedere quando faccio Reinhardt in suo. Hai lasciato una cosa. Cosa hai lasciato? Cosa ho lasciato? Lì a terra. No, niente. Troppo. Non posso prenderlo. C'è una... Cos'è? Non lo so. Ah, è l'osso del ritorno che ti dà. Ah, ma se la ficcasse nella vita. Cazzo di cosa so. Ma perché sono morto? In che senso? Ma adesso a chi tocca? A chi vuole. Io devo arrivare. Io sono già qui. No. Ma sei qui. Stupido. Prego. No, vabbè, sono qua, però non. Cioè, io non capisco tutte queste. Ste libertà, poi boh. Vabbè. Ok. Vabbè. Mi metto il poco in mano. A chi piocca? Mamma mia, Nick, ti abbraccerei una volta. Posso assumerti nella mia vita, Nick. Ma nel senso tipo pastiglia? O assumerlo come lavoratore? Come lavoratore? Ma... Lavoratori? Loredana! Sono io. Salve. Sì. Col mio petto sono villoso io. E le mie vene sulle cosce. Let's go. Non capisco perché tutti quanti si ostinano a chiamarmi Loredana. Che è Donatella, ma vabbè. Vabbè, ho capito. Guarda, ti posso far vedere una cosa adesso appena spawni nel mio mondo? Sì, a parte che sei sopra di me, ok? Ma sei sai fare sacco? Questo? Guarda, sai fare questo? Non solo io so fare quello, ma lo so fare con stile. Ho sbagliato anello, scusa. Infatti stavo a dire identico. Stile di merda. Che bravo. Però io avrei messo su. Ma stiamo giocando. Ma perché deve sempre Sono ragazzi mamma... Finirà sempre così. Come dire. E mi body blocca. Facciamo una cosa, Fabri. Aspetta. Dimmelo. Allora mettiti qui. No, fammi passare. Qui ti devi mettere. Ok. Vai. Così? Sì. La mia vita è bella, ragazzi. Ho una vita di merda patatata. Prima di andare a dormire. No. Chilo, se vieni anche tu e ti... Ah, ma se non ti evoca come fai? Crocifiggilo, disse loro Pilato. Il mio rispondendo... Prendetelo voi e crocifiggilo. Dov'è il simbolo? Sulle scale. Ah. Sulle 1, 2, 3, 4, 5. Sesto scalino, credo. Settimo. Non c'è nulla. Ma non è che è al piano di sopra. No, è qui. Ed era al piano di sopra, lol. È qui. Ma come al piano di sopra? Devi scendere e poi... Marcandre, c'è il limite dei caratteri, quindi prima o poi ti dirà... Nope. Anche io sono il gargoyle. No. Ma facciamo tutti full sacco. Full sacco. Mi sei entrati? Lo sei? Ti metti come noi, full sacco. No, ma a lei piace che fa effettivamente la vestitina. Guarda il mio PG. Però è più basso di voi. Per quale motivo? Perché sei nabo. Ok.
Allora, tu ti metti qua. Metti oh, signore. Qui. Ma perché ti piace così tanto volare? Che disturbi hai avuto da bambino? Qui. No, scusate. No, un po' più avanti. Fatemi passare. Ok, più avanti. Troppo, ancora di più. Ok, vediamo. No, ancora di più, ragazzi. Vai, ancora. Ancora. Okay. Mi sembri pazzo, sai che mi dai un calcio in culo adesso? Ragazzi, questa è magia. È tutto bello quello che non sta succedendo. Non ti muovere, non ti muovere. Esatto. No, no, che nessuno si muova. Ma poi come ha messo le mani? No, io non posso. Ok. Sono caduto. Ho fatto. Fatto? Sì. Bene. Scusate, io non ero nuda, mi spiace. I believe I can fly. Esatto. I believe I can fly. I am Jesus. Ho premuto start come un pazzo furioso. Secondo me io dovrei chiedere alla Sony se mi fa una modifica al tasto option, se mi ci scrive sopra schippa. Lo vorrei tantissimo. Lo puoi fare, fatelo fare da qualcuno che fa il graphic designer. Ma costa dei soldi? Credo proprio di sì. Allora non lo voglio più. Lo volevo a Garadis. Ho lasciato il bipenno del drago. Guardate come gli triggero l'attacco fantastico. No, no, no. Loredana, no. Non mi fare il botte. Il botte. No, no. Mi mangia. Ti mangio, no. Ti mangio. È vero che muori? È vero. Sì. Beh, ma va bene così, a cosa mi servono le anime? Perché l'abbiamo incastrato ogni volta? Io poi sto lontana, ve lo dico, fate voi. Ahia, ma perché? Oh, non l'ha fatto adesso. Me l'ha fatto in faccia. Sei veramente famelico, drago famelico. Ti ha mangiato. Chiave della città infame, let's go. Sì, come se non l'avessimo già fatta, tipo, 6 mesi fa, la città infame. Schippata brutalmente. Tipo. Neanche fatta proprio. Sì, esatto, abbiamo corso. Corso. No, ma neanche, cioè non l'abbiamo neanche attraversata. Penso che sia un bug, Nick, quello del messaggio il fantasma Firella è morto. Dovrebbe sì, essere un bug. No, è un bug del gioco, Nick. Sì. Ma perché Nick cambia colore della chat? Io lo vedo sempre arancione bello. Io lo vedo marrone e poi arancione. Non lo so, Fabio. Non lo so, Beppe. Cangio. È cangiante. Comunque, ragazzi, le risate che mi faccio io in queste live sono preziose. Mamma mia. Cosa stai facendo? Corro. Nick cangia, io corro. Io bevo tanta acqua. Perché faccio tanta plin plin. Eh sì, il mio orisongio è veramente un cavallo. Il tuo? Ha scritto male, però mi faceva ridere. Ripeto, guarda che occhi vispia. Non riesce nemmeno a sbatterli per quanto glieli ho rotti con l'editor. Sono talmente in fuori che non va la patebra. Ma lei è danneggiata, Firella. Sì, sicuri, sicuri. Vado. Andiamo. Io mi sposto se me ne vado perché in questa boss fight muoio. Posso? Scusi. Ma sapete che io, ragazzi, in tutta la mia carriera da videogiocatore non ho mai, e dico mai, fatto un PG pelato. Mai.
Quindi è già, cioè, da ricordare anche solo per questo. Sì, 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 è tutto molto bello. Entrate. Madonna, che ti sparo la fiamma della piromanzia in faccia, vieni qua. No, ma perché sei già alzato, scusami? È vero, ha fatto un movimento frizzante. Un movimento lento e strano. Ma si rompe troppo facile. Ragazzi, ma che cos'era quella roba lì? Sta camminando. Siamo super uber forti. No, ma sai perché me ne lamentavo? Perché è l'unica parte facile da colpire. No, mi fare il sessico. Vedi che sei stato tu ad insegnarmi queste cose maledette. Però ti adoro per questo. J'adore. Dior. Mago, puoi anche ci mortacci sono due persone in più nell'arena. Puoi anche decidere di buttare una magia a loro. Ma anche al drago, banalmente. Porca miseria. E ci muori. Vabbè. Ti ha beccato un proiettile. Ma basta, sono già andato via. Basta. Basta, mollalo, è già morto. Tipo la scenetta dei Simpson. No, no, mai, Nick, credimi, non ho mai fatto un personaggio pelato. Che peccato. E ora dove si va? Dove si va? Cioè, nel senso, devo... Allora, adesso si va a dormire, bravissimo. Adesso? Allora, fatemi fare il solito check. Posto del ritorno. Sì, sì, vai lì. Che cazzo, non è la penna? Posto ok, del Google, ritorno. Dov'è la penna? In base al sito Wikipedia. Penna di Teverina è un comune italiano di 1055 abitanti della provincia di Terni in Umbria. Il comune, a economia prevalentemente agricola, si trova a 35 km a sud-ovest del capoluogo, nella valle del fiume Tevere. L'ho trovata comunque. Grazie Google, sempre il the best around. Il the best ever. Bravissimo. Allora, giovani ragazzuoli, comunque Dark Andre, la roba della vocina l'ho attivata io in maniera infinita. Sì, perché stiamo parlando col cibo, ma anche da mezz'ora. Dimmi che la gag di Google è uscita con la voce da Cip. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grande, grande. Noi dovremmo il fogliazzo, come dicono i Blizzard. Dice archivi golem archivi golem, ah, il golem per prendere il talismano dell'amore, set sito, come si chiama, parkour per sette anello, c'è da fare del salto e poi si deve battere sit, che cazzo si chiama, set. quindi nuova, sì. Next time, archivi del duca. Nella prossima puntata si può fare gli archivi del duca o andare da Nito. A chi tocca la prossima? A join. A te qui sotto. E scegli tu. Aspetta che cambio scena. C'hai ragione, bravissimo. Aia! Nito dice... Allora, possiamo, secondo... Nito? Quindi dobbiamo fare tutta la zona di... Delle catacumble. Cioè dopo girandola che abbiamo già ucciso. Allora possiamo fare che facciamo tutta la zona per arrivare da Nito. Perché tanto ci sta... No, ci sono... No, ci sono... No, è molto facile, molto facile arrivare da Nito, sì. È molto facile. Facilissimo, non ci sono quei tizi quadrupedi che ti, no, ma che ti mangiano l'anima. Sono tre, no, è veramente facile in verità. Sì. Poi con lo scudo di Balder più 15, chi ce l'ha? È facile. Poi in alternativa possiamo farci Ariamis, magari, come opzione. Esatto. Tanto non faremo mai nessun'area opzionale perché ci mettiamo 6 ore come al solito a fare tutto. Però sì. Bene, quindi l'appuntamento è sempre qui a Go Kart mattina. Io mi odio perché la mia vita è questa.
In verità l'appuntamento è lunedì alle 8 sul canale di questo signore qui. C'è scritto, ho scritto questo i nomi qui in maniera civile, così che voi possiate fare il copia e incolla mentale e andare anche da loro. E niente, io vi... Malissimo, scusate. Io vi amo. Quanto male fa a prendere lo spigolino? Tanto è... Avrei voluto sentire una lode al Signore. Posso? Qua, c'è qua. Vediamo Sabato, no? Che poi mi arrestano. E ci vediamo quindi lunedì alle 8 da il buon Join the Game TV. E vi auguro un buon weekend, un buon sabato e buona domenica. Forse a Roma per la partita, sto scherzando. Buon weekend a tutti, bellezze. Buonanotte, buon weekend. A chi bravi. Se ama. Ciao ragazzi. Ciao bambini. Bye bye. Ciao.